Oh, quello che state guardando è Fumble che parte in diretta senza sapere niente. Mi hai coperto la Ed faccia! è completamente ignorante perché siamo in sette al tavolo e giochiamo ad Exalted. Perciò l'ignoranza regna sovrana a questo Io ho tavolo. Ma che paura. bello! Fortunatamente ha piovuto e fa meno caldo del solito. Ma siamo così tanti perché? Siamo così tanti perché è l'ultima puntata prima della nuova campagna di Fumble che sarà di Warhammer. Siamo così tanti perché c'è Killer Cereali che è il nostro ospite. Erano anni che volevo venire a bere whisky, a giocare Exalted. Appunto. Adesso tiro fuori anche il whisky. Hai detto whisky? Ma non dire whisky in fronte a Grimdine perché è la fine. Non ha detto rum, eh. Non è l'unico ospite della serata perché c'è anche Yeah. Alice. Ricchi premi e cotillon, se volete darci dei soldi potete andare su qwerty.it/associati o fumblegdr.it/shop, potete fare una donazione, sì, lo so. Scritto S-C-I-O-F. Shop per questa sera, su tutti i negozi dove andate, se mettete il codice FUMBLENOW! Killer Cereali e Alice, avrete un'email dove vi chiedono perché hai messo quel codice, probabilmente. Però potete usare il codice FUMBLENOW per comprare i manuali di urbanismo. Quello funziona. Oppure per andare ai vagolari sì, di turismo. È vero, Mi dicono che funziona anche lì, ma non abbiamo certezza matematica. Anche Alessandro dalla chat dice FUMBLENOW! Giustamente, Quindi bravo. va Non bene? è un cazzo anche se l'hai detto. Se non potete o non volete o avete già dato dei soldi e li avete esauriti perché ci avete dato il vostro stipendio, potete comunque fare qualcosa per noi, cioè andare su. Lascia stare questi se non Ma fai gli chi è che mi ha miei. Questi, ciulato il mio? probabilmente. Grazie. Potete andare su iTunes, lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 punti, a 5 moti di essenza. Anche perché è tanto tempo che nessuno lascia una recensione, quindi magari la gente va lì e dice: Ah, ma quindi non stanno facendo altre puntate? No, fateli vedere. Però devo dire che Ci sono siamo altre. uno dei podcast con più recensioni in E abbiamo assoluto. smesso 6 mesi fa, secondo iTunes, quindi andate a lasciare una recensione. Esatto. Potete altrimenti andare su YouTube e lasciare dei commenti alla puntata. Potete andare su Facebook e commentare in diretta. Se non siamo in diretta perché ci state Potete ascoltando, poi andare al potete bar e commentare lo commentare stesso. con la gente che c'è lì. Se c'è il mercoledì che state ascoltando Fabola al bar, va bene anche quello. Potete comunque condividere il video su Facebook o Giusto. Twitter. Ci potete scrivere a FumbleGDR su Twitter o a FumbleGDR.it su Facebook. E da qualche parte io ho anche Ti una cresce una domanda. barba, Alice. Esatto. Claudio, sono cresciute le C'è stata una trasformazione. Da qualche parte io adesso ho una domanda per il DM Non me risponde. sono accorto se ti Attenzione. Io invece ho una domanda Mi sono per girato, Era più bella. I giocatori rispondono: stiamo facendo Exalted. Sì. No? Ah, sì. Ok. Mi dite cosa c'ha di esaltante la tecnica per evitare le porte, cioè tenere gli occhi aperti quando le attraversi? No, è se uno ti sbatte la porta in faccia, aspetta, la scrivi. Prova a leggermi il nome del Tecnica codice. Per evitare le porte. Ma cioè, ok, io spesso le prendo in pieno perché sono deficiente e tengo gli occhi se chiusi. Devo scrivere cosa fa? No. A parte che salutiamo Francesca che una volta ha preso una porta di vetro in faccia durissima. Già, giusto. Bella, madre. Ma non è che è quella la tecnica secondo cui se c'è scritto tirare devi tirare, se c'è scritto spingere devi spingere? Sì, ma non la vedrei come tecnica esaltante, è un po' la tecnica. Comunque, lascia stare la tecnica della porta che si apre. È pericoloso. Beh, non sbagliare mai è un potere. La domanda per il DM risponde è: siete più legati ai regolamenti che si reggono perfettamente in piedi senza alcuna influenza o licenza del master anche nelle situazioni più assurde del gioco oppure a sistemi di gioco che si lasciano volentieri guidare dagli elementi della narrazione? Allora, rispondo per primo io. A turno? Io Facciamo rispondo per giro. primo, perché giro. sono quello con Ok. più esperienza di master a Fumble. Vabbè, questo non è però indicativo. Cioè. No, però, È giusto, che... è giusto. Adesso cominciamo con gli E anche perché, il computer è suo, e quindi il gioco è suo, ci gioca prima. Siamo anche della sua, peraltro. È tutto mio. Il mondo è mio. Soprattutto come il diceva. Il mondo è tuo. No, io pensavo più. Al dottor Zero al di Fantasy. Anche io ho pensato prima a Aladdin invece. Perché? Perché siete dei bambini. Speciali. Esatto. Allora. Come avrete intuito dal fatto che ho scritto Clotos e da come ho gestito svariate cose a Fumble nel corso del tempo, la narrazione ogni tanto prende il sopravvento.
Tant'è vero che quando abbiamo giocato a Dungeon World... Tranne io... quando devi portare 50 torce. Ma quello è semplice buonsenso. Lì la discussione prende sopravvento. Sì. Lì è semplice buonsenso. No, la vera cosa è... Il vero esempio è Dungeon World, che non facevo il master io, però mi sono sacrificato per fare PvP con voi, anche se non è previsto dal gioco. E ho detto, va bene, io faccio il mostro, non tiro niente, fate voi, io rispondo. Perché l'importante in realtà per me è andare avanti con la storia. A me sinteticamente è semplicemente non... Per me non sussiste un regolamento che ti para il culo da gente matta come noi. Quindi sostanzialmente non è possibile avere un sistema che ti gestisca tutte le situazioni, anche le più assurde, se in base al regolamento. Serve comunque l'intelligenza della gente. Cioè, cosa che qua scarseggia tantissimo. Per me invece, basta una persona che ce l'abbia in un determinato momento. Per me invece è una, ci vuole una perfetta via di mezzo tra i due. Ci vogliono delle regole che tolgono un po' del lavoro e semplificano e danno anche un po' di strategia, magari soprattutto nei combattimenti e cose varie, e ci vuole anche chiaramente la narrativa. Difatti, secondo me, una delle migliori attualmente in circolazione è la quinta edizione di D&D, mm-hmm, che ha delle regole, c'ha il dardo incantato, sono quei metri, fa quei danni, sono quel numero di dardi, però se lo vuoi usare per disarmare uno non c'è scritto da nessuna parte che non puoi farlo. Oppure magari c'è scritto, ma ti dicono sempre è molto più libera come la puoi fare, quindi puoi giocartela tranquillamente. Non sembrerebbe un'enorme forzatura delle regole disarmare qualcuno con un dardo incantato in quinta edizione? No. In 3.5 no, non c'è sta, cioè, proprio, certo. Ok. Quindi via di mezzo. Per me la narrazione prende il sopravvento, soprattutto perché se non ti fidi in qualche maniera di quello che sta facendo il tuo master, cambia master, non per il cazzo. che riassume bene. Allora, e se uno è un master alle prime armi? Impara. Impara che i giocatori sono effettivi. Io tolgo completamente dall'equazione il discorso giocatori e master, perché non c'è gioco, per quanto fatto bene, che funzioni se il gruppo di gioco non è quello giusto, non è affiatato, non è d'accordo, non è allineato. Quindi uno cosa... funziona per tutti. Potresti. È un gioco di ruolo uno. Comunque non funziona per tutti. Ho visto giostrare le regole in maniera impressionante con uno. Ma tipo che si tirano le carte in faccia. Magari ubriaco. Devi e essere, fuoco alla locanda. Devi essere Gambit, le puoi lanciare solo per così. Esatto. E devono essere violacee, si ficcano. E se ogni carta che lanci non fa almeno una goccia di sangue, sei fuori. Detto questo, allora, io sono più per la via di mezzo come Roberto, però una cosa importante. I sistemi che proprio mi stanno antipatici sono quelli che cercano di descrivere ogni singola cosa al punto di diventare inaccessibili, ok? E poi quindi obbligano il master a dover andare a braccio ignorando un sistema di regole troppo complesso. Tipo Shadowrun. Ok. O anche Mega Rift. Detto questo, i mega danni. Esatto. Quindi Eviti la palla di fuoco. Ah, e comunque, solo per fare una citazione... Sull'intelligenza? No. Dato... secondo me era una cometa, comunque, non era una palla di Matteo. Ma noi l'abbiamo preso... prende il pieno! Abbiamo preso per il culo Manto, sì. Va bene. Ma la puntata precedente di Exalted si è chiusa praticamente con... Io che dico a Roberto, il signore dei draghi ti attacca, cosa fai? La prendo in pieno, sei sicuro? Sì, la prendo in pieno. Non mi può fermare. Bravo. Ora, quello che volevo dire è che, secondo me, i giochi che sono fatti, che sono costruiti, i giochi più nuovi, che sono costruiti non dicendo master fai completamente quel cazzo che ti pare, ma sono costruiti in una maniera più moderna e di conseguenza non delegano al master le scelte senza dargli una struttura, ma riescono a governare le situazioni senza dover scendere nello specifico, sono fondamentalmente i giochi migliori. Cioè, a me sta sulle palle la regola zero, che è quella che dice il master ha sempre ragione comunque, perché la regola zero è... non è mai vero, no, tra i giocatori tipo noi, esatto, poi non è mai vero. E poi pro forma è il gioco che sta dicendo, è il gioco che sta dicendo esplicitamente non siamo riusciti a sistemare tutto bene, quindi dobbiamo delegare al master di fare a cazzo suo un po' di volte, ok?
penso che se il modo sbagliato sia quello di cercare di spiegare tutto. È, vero, è una regola di merda quella. La regola zero, in realtà, tutti dicono: ah, è ovvio che con un master bravo tu riesci a governare le cose. Ma un gioco come. Non è realistica, però. Aspetta. Perché Claudio è un master bravo, ma non sempre, visti i giocatori, riesce a non governare solo, le cose. È la regola su cui si fonda Munchkin. Esatto. Che vuol dire che è una regola sbagliata. Perché se si fonda Munchkin. Esatto. Quindi, fondamentalmente, la mia risposta è. A me non piacciono i sistemi super descrittivi, perché basandosi su eccezioni ti occupano la testa nello seguire regole invece che seguire la storia. Però non si capiscono. Esatto, però da un altro punto di vista non amo neanche i giochi che delegano tutto al master, perché significa che non hanno creato il substrato narrativo necessario per accompagnare la narrazione. La via di mezzo è quella per la quale il master ha libertà di muoversi all'interno di un contesto regolato per tutti, che poi sia tipo Clotos. Tipo, vabbè, non sai che mi piace Clotos, bello. Cioè, non è colpa mia, così tanto Clotos. Proprio ste leccate di anche la quinta edizione di D&D, secondo me, perché riesce. Però, oh, vabbè, ragazzi, a me è piaciuto Clotos. No, devo fare, non è che posso fingere che non mi sia piaciuto. Boh, basta. Beh, però appunto su Clotos ti dà proprio degli estremi limiti. Puoi fare un danno. Puoi fare a questo raggio. Esatto. Però puoi farlo come cazzo ti pare. In realtà ne puoi fare anche 18 di danni. Sì, ma devi spendere dei punti, delle risorse, che è una cosa molto meccanica. Che se non hai non puoi farlo. Il master non ti può dire: sì, fai come se avessi usato 70 punti fato. No, quello per forza. Cioè, può farlo, ma è un'esagerazione. Allora, invece, per quanto riguarda la mia esperienza come master, che è stata una volta sola. Alla fine mi sono basata più sulla narrazione, perché io sono decisamente scarsa con imparare le regole e memorizzarle. Quindi alla fine cos'era? Era Sine Requie. Quinta era più facile. Ok, no, a me piaceva come storia, era anche abbastanza divertente. Alla fine, per una questione di, diciamo, regole un po', come dire, andiamo a cagare. Complesse. Mettiamole così. Quando siamo puliti. Oh, l'ambientazione è una figata. Sì, l'ambientazione è molto bella. Alla fine ho deciso, per finire la storia, di andare sulla narrazione, che preferivo anche per i giocatori. Come giocatrice, in effetti, mi piace molto di più un'idea che abbia un equilibrio, che ci siano sì delle regole, ma che ci sia anche la flessibilità di poter, come dire, dare spazio anche ai giocatori del poter fare quello che vogliono fare, anche se non è nella regola. Rule of cool, ci sta sempre. Che è più importante della regola zero. No, perché la regola zero poi è una cosa utopica. Non capiterà mai, a meno che non giochi con delle persone che non hanno. Cioè, o con un'intelligenza depresse artificiale. Tutte, o che si sono appena prese degli antidepressivi. In effetti. Io sono per la visione delle meccaniche come elementi di raccordo all'interno della storia. Quindi devono rendere plausibile e fattibile ciò che vuole essere realizzato nell'elemento narrativo. Quindi secondo me l'elemento narrativo è fondamentale, perché è quello che permette di calarsi, cioè di crescere, di scendere di un piano all'interno del gioco, e quindi in un certo senso di interpretare. La meccanica di gioco però deve consentire a un certo punto di strutturare quel che si vuol fare senza fare semplicemente delle dichiarazioni, cioè dire: io voglio fare questa cosa, bene, l'hai fatta, e adesso come vai avanti? Cioè, ci deve essere qualcosa. Sì, oppure bene, non l'hai fatta, ma perché lui prima l'ha fatta? Esatto. Perché uno sì, uno ragazzi, no. Cioè, le regole esistono per evitare di fare il gioco del facciamo che è un bellissimo gioco, sì, però non hai 6 anni, esatto. E soprattutto c'è sempre lo stronzo che vantaggia quell'altro perché è il suo amichetto. E se devi giocare più di una sera, fondamentalmente. Esatto. Abbiamo detto tutti delle cose bellissime, ma cominciamo a cazzeggiare, perché adesso dobbiamo giocare ad Exalted malissimo. Allora, l'ultima sessione di Exalted, in mezzo a sto gruppo di l'ultima sessione di Exalted si è chiusa con un riassuntino anche del pre-chiusura. Allora, il pre-chiusura è stato: voi avete deciso di essere altruisti, in particolare tu, Alcanfer. No, infatti stavo chiedendoti chi esattamente. Alcanfer. L'avevo anche detto, quello me lo ricordo, deciso di essere altruista, però poi mi ricordo che era andata male in un altro Alcanfer modo. Ha deciso di essere altruista, quindi ha dato fuoco a una fattoria elfica. Non fa una piega. Il meglio che poteva riuscirti. Quindi. Ma è vero. Sono elfi, non sono mica persone. Esatto. È una conseguenza logica. Alcanfer ha deciso, quindi ha dato fuoco. Sì, erano persone. Però c'era una motivazione più o meno seria che si era dato da solo.
Che cos'era la che non ti avevano dato rispetto perché ti avevano dato le alghe da mangiare nella zuppa e la... Ah, è vero, la zuppa! Ma serissimo, peraltro! Non è che ti hanno sputato in faccia. È vero! No, è perché io avevo deciso, mi ricordo, avevo deciso di essere altruista e vengo trattato di merda. Cioè, no, veramente eri stato trattato al massimo delle loro possibilità, però... La cosa non è stata capito. Neanche quella, è stata, ancora, è stata ancora più al camperesca. Tu devi essere, quindi vuol dire una persona che mi sarebbe d'accordo con lui. Sì, lo so. La cosa è stata ancora più al camperesca perché è stata... Mi hanno dato da mangiare le alghe che facevano schifo e quindi, per insegnargli a essere rispettosi, gli do fuoco. Esatto. Do fuoco ai campi, forse? Sì, ai campi. Ah, sì, mentre sì. Dormiamo nella fattoria che così siamo tranquilli. Sì, distrutto la vita, però. Ma perché quelle alghe fanno cagare. L'ho fatto per dopodiché, spinti da Karkedir che vi aveva detto ho sentito una scintilla, ma la signora mi ha detto che è a 9000 km più in là. Siete andati verso le montagne. Lasciando bruciare la fattoria. Giustamente la lezione, ormai il favore gliel'ho fatto. Esatto. Avete scoperto che la scintilla era sottoterra, ma essendo sotto una montagna in realtà era in alto, perché era sottoterra ma nella montagna. Avete trovato questa fortezza nascosta in cui c'era un pozzo, tipo quello di Pai Ling di Kung Fu Panda. Ok. Con il gatto delle nevi al centro legato, che in realtà non era un gatto delle nevi, ma era un cane mannaro. Per la precisione, un Boston Terrier mannaro. Un grande così. Alto 60-70 centimetri, super incatenato. E la sessione si è conclusa con Rotar che vi diceva: ce ne avete messo di tempo! Ok. In quel momento una fiammella appare di fianco ad Alcanfer, dal nulla, ed esce una specie di pappagallo tacchino. Grosso, lungo un 60 centimetri. A mezz'aria? Sì, che sta volando. Dalle fiamme, tipo il Cosmo Pavone. Il Cosmo. Anzi, per la precisione, più tipo la fenice del cartone animato di Conan il Barbaro. Allungo la mano e gli do una fiammata. È così. Non gli fa niente. Però volevo vedere se era veramente una cosa del fuoco. Che dice: vi ho trovati! Vi ho trovati! E riscompare in una fiammata. Io guardo tutti gli altri che ci sono lì. Amico tuo? Chi c'è qui? Allora, Rotar è in questo momento la scintilla la percepisci da Rotar. Ok. Che è Slane, cioè un boss interiore mannaro. Tu sai che è Rotar. Perché vi ha chiamato per nome, Karkedir l'ha chiamato Rotar. Ok, però non avevamo avuto la discussione. No. È troppo tempo fa, è passato un anno. Un anno praticamente. E... l'avete visto anche voi? Con voi c'è Grindain. Cosa? Rama non c'è ancora. Ah, ok. Ah, scusa, giusto. Che sono Karkedir, Alcanfer, Grindain e Rotar. L'avete visto anche voi? E Grindain sta aprendo un pacchetto di... un sacchettino. Era tutto il loro business. Indico Karkedir, faccio... L'hai chiamato Rotar? Sì. Ma sei un... È uno scricciolo! È uno scricciolo! Che razza è? Anch'io sono uno scricciolo. Sei un cane? Sì, ma tu sei casualmente scricciolo in questo momento. Non eri un cane. Sono quello che basta. No, sei un bastardo. Liberami e vediamo! Sei di razza? A cosa servono le gambe? A prendervi a calci. A pedigree, è quello. Con le tue o con quelle di altri? Dipende da quello che capita. Potrebbe essere lui. Potrebbe, eh? Non mi ricordo, ma era lui che aveva sfondato il cranio con... Lui è una scintilla, potremmo provare in lui, caso. Lui nella terza, le persone con le loro stesse gambe. Nella terza puntata, tipo, staccato una gamba a una. Sì, l'ha picchiato la gamba. Quello. Ma se certo, liberalo, perché non dovresti... Possiamo aprirlo e vedere se ha la scintilla dentro. Ma perché? Perché vuoi fare... Tu sei sicuro che sia Rotar? Rotar, come si uccidono i cultisti? Con tutti i modi possibili per uccidere i cultisti. È lui. Comunque è lui. In potrebbe quel momento essere. Ricompare una fiammata, e questa volta è una fiammata un po' più grossa, da cui esce prima la fenice, poi esce Rama. Cazzo. E poi esce un altro tizio blu, come voi, con un tridente in mano. Nettuno! Non so chi sia, ma Nettuno. Io sparo. Li ha trovati! Mi fermo con una fiamma nella mano. E la fenice continua a girare sopra ed urlando: Li ha trovati! Li ha trovati! Li ha trovati! Grazie, veramente.
Appoggio la mano sulle catene di rotale e provo a scioglierle. Ok, fai una prova di occulto più intelligenza. Provo a scioglierle addosso, tanta rotta non mi fregava tanto del dolore. Anche il modo più comodo. Se lo dici più. C'è un ladro, provetto, che poteva aprire la schiena. Schiocco delle dita. Non mi sembra sia la prima volta. Momento di tiro fuori da una saccoccia dei Grimardelli. Dei Grimdainelli. I Grimdainelli. Esatto. Occulto più. E mi ci pulisco un attimo i denti dal resto. Intelligenza? Sì, occulto più intelligenza. Ma Al, perché stai fondendo le catene? Non capisco. C'è altra gente, potrebbero essere nemici. E quindi non potresti occuparti dei nemici, io mi occupo delle catene? Mi hai detto che non devo dare fuoco alla gente appena la incontro. Oh mio Dio, hai imparato qualcosa! Quindi devo sgrimardellare questi qua? Va bene. Ed cos'è, è metallo! Così funziona. Così sì, però. Cioè, proprio anche... 7, 8, 9, 10 sono successi, 10 sono successo doppio. 3 successi. Ok. Ti scioglie le catene addosso, tu senti il ferro che ti cola... rovente addosso. Sì, mi piace. Ti fa male, ma non abbastanza da ferirti effettivamente. Ok. Brucia un po' di peli? Faccio un... No. Cioè, c'è l'odore, okay. Però non riesco non ad afferrarlo? Se vuoi, sì. Ok, allora lo afferro e lo lancio. È tornato Rama. Pensavo l'avessimo abbandonato da qualche parte. A proposito, Karkedir. Sì. Che cosa? Chi è lui intanto? Ah, è Dexter! Ah, è Dexter! E chi? Chi è lui intanto? Mi ha portato qui. Fenice, e loro chi sono? Per noi? Ah, li conosci? Conosco. Ah! Ah! Inizia a girare sopra il camper. Al camper! Grimdain! Posso provare a afferrarla e mettermela sulla spalla? Io non mi ricordo e l'avevo anche masterizzata io la puntata. Non eri così, Grimdain. Al camper mi ricordo di averlo. Eri morto. Vero. Non eri morto tu a proposito? Non ho la più pari idea di chi tu sia. Sono morto più volte, ma risorgo sempre dalle ceneri con tutta la mia potenza e prendo fuoco. Finisce! E mi avevano detto che eri tipo bruciato. Non è morto ciò che non è morto in eterno. Non dire sì, era proprio così. Ma è morto ciò che è morto. E ciò che è morto rimane morto, tranne me. Quello è un uno. Purtroppo no, non è così. Se qualcuno mi vuole rincatenare, si parla o si combatte? Siamo venuti qua per te, a quanto pare, no? Riguardo e allora andiamo! Dove? Ah, padrone! Ah, patacone! Ma di chi cazzo è sto pappagallo? E si appoggia sulla... Dopo che l'hai messo sulla tua spalla, vedi che ti becchetta un po' sulla nuca. Ah, sì, come faceva il vecchio pappagallo. Prende dei cimici che avevi addosso. Ma perché? Eri un barbaro prima, quindi avevi i cimici. E si sposta sulla spalla di Dexter. Io cerco di. Io faccio dei piccoli saltellini cercando di prenderla, ma naturalmente sono troppo basso. Tieni, è un osso. Ah! Comincio a sgranocchiare questa tibia. Non è che si. No, io pensavo seriamente che non fosse possibile scendere più in basso di come eravamo messi. Adesso è scomparso. Ah, c'è pozzo! Non c'è nessuna pozzo! Guardia qui! Qualcuno che viene a fermarci? Non volevi combattere? Allora inizio a urlare improperi contro le guardie del posto. Perché un cane è un tacchino? Perché tutte le volte che vi rincontro le cose vanno sempre peggio? Perché? Il tacchino l'hai portato tu. Il tacchino intanto è venuto. Io ho portato lui. Io ho portato lui. Perché? Il tacchino viene da... In realtà viene dal divoratore di divinità. Da chi? E quindi... Non viene da me. È un'emanazione di colui che serviamo. E che anche Rotars. Tu stai dicendo che Nodens... Ah, mio nome è Nodens. Ah, Nodens. No. Eh? Chi? Scusa. Non penso. E si sposta sulla spalla di Rama e gli picchietta un po' sull'elmo. Ah, cosa sento? Nodens. Cosa sento quando mi... Quando, cioè, sento... Provo a cercare di capire se le energie che emana sono in qualche modo allineate con le mie. Allora, fai una prova di consapevolezza più prontezza di spirito. Allora, consapevolezza, prontezza di spirito, 1, 2, 3. Consapevolezza, 1, 2, 3. Ah, prontezza di spirito è come in vampiri quella... Quell'attributo che va bene per tutto. 1, 2, 7, 8, 9. 7, 8, 9, 10, 9, 2. 3 successi.
Io mi lancio contro Claudio. Mentre lui si lancia contro Claudio, io gli faccio una fiammata sulle gambe più forte che posso. Ok, aspetta un secondo. Ho fatto 3 successi. Tu hai fatto 3 successi. Quando ti si poggia sulla spalla questa felice, senti un calore di quelli. Ma lui non lo sa. Tipo quello del caminetto di casa. Quel calore piacevole. Una tazza di tè caldo durante l'inverno. Esatto. Nel mio labirinto non euclideo in cui ero intrappolato. Senti quel tipo di calore. Cazzo. Dopodiché ti rendi conto che al Alcatraz sta fiammando i piedi. Mentre lui ti è partito col morso sul collo. Ok, io non mi accorgo all'inizio. Dovresti sapere che non funziona. E poi. Aspetta, perché in questo momento tu vedi la fenice che diventa sempre più luminosa e aumenta un pochino di dimensione. La senti che pesa un pochino di più. Lui il morso sul collo non riesce a affondare i denti? No, ma quando lui ti morde senti che la fenice si illumina un attimo di più, diventa ancora un pochino più pesante. Ma sbava io, però sul collo? Sì. Mi ti scrollo di dosso. E lui per me io mentre lo scrollo gli continuo a tirare fiammate in lui faccia. Lui per me è come un giochino per cani, quelli che... Sì, quelli di gomma. Io tipo frusta e inizio a sparargli firebolt in faccia. Potresti smetterla? Ah. Ancora non funziona. Certo che non funziona. Cosa dovrebbe essere cambiato dall'ultima volta? Certo che non funziona, certo che non funziona. E tu perché ti sei inciccionita? Ah, io mangio. Cosa? Tu mangi scintille? Ah, no, io scintilla. Ah. Prendiamolo. Dai, chi lo vuole almeno? Tutti e tre siamo saltati. Sì, io ci provo. Allora, tira uno. Arkadir per prima è saltato, quindi tira la prima carta. Vai. Perché ha detto prendiamo. Quanto? Allora, fare... allora, una prova di destrezza più rissa. Ok. Grande, 5-5. Come funziona l'aiutare? Perché io più che a parlo magari gli do una mano. Aiutare gli dai 2 dadi. 4 più 0, l'aiuto. Quindi 4. Ok, 4. 4 dadi. Più 2 dadi perché lui aiuta te. Ok. Allora, 1, 0, 0, 10. 0 vale 2. Ah, ok. Poi 9 e 4 6, successi. 4 e 8. Allora valgono tutto ciò che è sopra il 7 è un successo, tutto ciò che è 10 è 2 successi. Non esiste 4. Il fumble in Exalted, okay, perché siete eccessi. 1, 2, 3, 4 successi. Lo acchiappi per le gambe. Lui stava quasi volando via. Sì. E tu riesci a rimanere aggrappato, però lui è abbastanza forte. Ma da è volare. Una fenice. È una fenice. Cioè, non è un tacchino, perché adesso non so perché me la immagino sempre tipo come se riuscito da Apollo. No? È una fenice, ma tipo Apollo, okay. Va bene. Ah, però vola. Okay. Ma quindi è grossa, è cicciona, è un tacchino. Sì, sì. Io mi volto verso destra e gli dico: da quando è che abbiamo perso dignità in questo modo noi adoratori di Nodens? Non è quello. Nonna! Gli tiro uno schiaffo. Un buffetto. Tanto non gli faccio niente. Puoi anche piantarlo nel muro per quanto mi riguarda. Penso che un Vai. Buffetto lo pianti nel muro. È una prova di destrezza più rissa. No, ma in realtà non lo voglio piantare, gli faccio e basta. Faccio così per spostarlo. Allora... Ti sbatte contro il muro senza piantarti dentro al muro. Non mi fa male? No. No, non ti faccio niente. Dico, allora io appena faccio il muro faccio. E ogni volta che lo fate, vedete che la fenice diventa sempre più grossa. In questo momento Karkadir è attaccato a quello che prima era grosso, un tacchino un po' ciccione, e sta diventando sempre più grosso. È quasi grosso quanto Karkadir. Ma Camper, la smettiamo di farcire il tacchino? Anche perché iniziate a sentire che la fenice, sbattendo le ali, ormai è diventata abbastanza grossa da fare abbastanza aria da far circolare. Vediamo quando esplode. Io stavo tirando fuori uno spago, cambio, tiro fuori la corda e faccio un guinzaglio per la fenice. Mentre lui, Opa! Mentre lui mi, come si dice, mi flinge, esatto, fa il flinge addosso. Io all'inizio faccio poi a parlare, alzo il dito come dire guarda che, poi scuoto la testa, incrocio le braccia e guardando nel vuoto prendo sta fiammata. Io faccio tipo fermo, guardo la fenice. La fenice sta in questo momento consegnando qualche cosa da tipo col becco ad Esther. Ma è diventata più grossa dopo quest'altro oggetto? Sì, è un bastoncino con un paio di marshmallow sopra. Ah, ok. Ed Esther sta scaldando i marshmallow alla tua fiamma. La fenice continua a crescere? Sì. Io continuo allora. Aspettiamo un po'. A un certo punto. Ci può trasportare tutti. A un certo punto la stanza in cui eravate non è molto grossa e di sotto c'è il pozzo. Per cui adesso mi fate una prova di destrezza più schivare. Che cazzo. Per evitare di cadere nel pozzo. La difficoltà è 3.
perché sta diventando sempre più grande. Tu continui a sparare a fiamme. Sì. Quindi la difficoltà è almeno 3. Ma a un certo punto è incastrata anche lei, non potrà mai uscire da qui. Per adesso, per com'è. 5 successi. Rotar fa 5. E lui riesce, anche perché è molto più piccolo, quindi si appiattisce. Se c'hai 0 non tiri niente e basta. Se c'hai... No, non puoi avere 0. No, 0 nella secondaria. Allora tiri 0. Cioè, tiri solo la tua... Niente, la tua. Fallito. 6. 6 successi? Cazzi. È che anche dire era piccolo e destro. Questo non credo sia mio. 4 successi. Incanto dei chakra brucianti. I chakra brucianti mi sa che sono di Dexter. Ah no, vista omniprensiva mi sa che è mio. Vabbè, quella è in comune tra te e Dexter. 6. Rama. Non trovo difesa della Robin. Difesa della Robin. Ah, qua, trovata. Impicchiata. Sì, impiccata. Ah no, niente, posso. Io ho fatto 1, 2, 3, 4 successi. Aspetta, scusa, questo è 1 o è 10? Quello è 1. Allora no, ho fatto 2 successi. 2? Sì, pardon. Ok, al camper e rama. Al camper vola di sotto nel pozzo e gli sta bene. E gli faccio sulla fenice, sul rama. Non mi sono spostato. È un monomaniaco, talmente però. Cicciona che loro si appiattiscono contro il muro. Tu non hai più spazio dove metterti. E la ciccia del cosmo tacchino ti spinge nel pozzo. Per cui adesso stai volando di sotto in un pozzo che era pensato per contenere Rotar in modo che non potesse uscire. Non sei abbastanza vicino al muro e il muro è talmente liscio da non riuscire ad aggrapparti. Io sono al camper proprio con un pugno a fare un buco nel muro e aggrapparmi stile film. Fai una prova di forza. Beh, cercando di sciogliere la pietra. Stai cercando di fare forza più occulto. Fai una prova di forza più occulto. Più arboristeria. E intanto io dico a Grindai. Forza più occulto. Senti, per la mia salute mentale sarebbe bene trovare qualcosa in cui... Tu sei schiacciato al muro tipo dal pennuto comunque. Tipo Grindai. Senti, per la mia salute mentale sarebbe meglio trovare qualcosa in cui impegnare il tempo e l'attenzione. Sì, sono d'accordo. Di questo amico tuo. Quale? Che pare non stare molto a suo agio con l'idea di non sparare fiamme a cazzo di cane. E sentite una fiammata da sotto riempire il pozzo. E basta! Tra l'altro, a proposito di cani, non è che il nostro cane potrebbe fare qualcosa? E tra l'altro, Dexter, potresti spostare questo tuo grosso uccello? Che sta un po' ingombrando l'arma. Questa è saltatrice. Posso questa fare bella, i prossimi 10 Pacific Rim con tutto questo metallo. Esatto, era bella però. Sì, era cadenzata bene. Ti puoi rimpicciolire, finisce, perché no, stiamo per non ah, con piacere! Chi di voi ha consumato dell'essenza? Nessuno. Voi due sicuramente. No, io no, perché non ho fatto... Dici... nella vita? Volta. Ah, sì, sì. Ah, anch'io, sì. Una cifra io, anch'io. Ma proprio tanta. Sì, fatto. Anch'io, 26. Ok. No, io di più. Anch'io qua... Tirate tutti il vostro punteggio di forza di volontà. Ok. Mi è passata una gomma però. Forza di volontà. Dov'è? È qui sotto. Ah, quasi sì. Solo forza di volontà? Sì. Non più erboristeria? No. 5. 3. Ragazzi, c'è un bicchiere 27. Non in uso. No, 27 successi. No. Ah, successi! Cazzo, non è di contare che stronzo che sono. Pensavo di dover sommare i 6. Per 12. 27 successi. Ma complimenti a te, la tua forza di volontà. Ha dato i poteri. Con 5 danni ho fatto 27 successi. E un blu. Aspetta. E due elette. Con confronto il mio fare un milione è stata una cosa cioè neanche aver forza di volontà completa potresti. Sì, era 16 con un viola. Una Mercedes e due elette. Allora. Ho fatto 4. Ok. Per 5 sono i punti di essenza che recuperate. Ok. E la madonna. Molto bene. Anche della personale. Opzione di una gomma. Di essenza. Oh, sorry. Prima la personale, poi quella esterna. Quindi tu ne recuperi 15, tu 25 e lui 20. Sì, non è già io 15, me ne mancavano 13.
La Felice torna delle stesse dimensioni di cui era arrivata prima. Ok, questo è utile. E guardando di sotto nel pozzo, al camper era una trentina mano! Di metri attaccato così. Con le mani che stanno fondendo la pietra mentre cade del magma. Se ti aiuto a venire su, puoi direzionare le fiamme altrove, non che mi faccia nulla. Provo a salire riuscendoci male, ricadendo nel coso, ma non okay. Smetti di sputare fiamme. Prima di farmi aiutare da Rama, preferisco precipitare nel pozzo. Ti do una mano io. Vado verso un altro. C'è anche una piccola lacrimuccia quasi. Va bene, scendo. Intanto io mi volto verso Karkidir e gli dico: aggiungere il cane all'equazione, in che modo ci aiuta? Beh, anche cambiare sesso. Avresti cambiato sesso. Non ci avevamo fatto caso. Grazie. Mentre sto scendendo. Perché noi non assumiamo il tuo genere. Nei kobold non è facile. Per noi il gender non importa. Fumble contro il gender. Quindi adesso sei una kobolda e abbiamo un cane. Cos'è cambiato? In che modo siamo più vicini al nostro obiettivo? E soprattutto, cosa cazzo stavamo facendo? Io non me lo ricordo. Sembra passato un anno, sembra, dall'ultima volta. De che? Più di un anno per me. Sì, esatto. Stiamo cercando le scintille. Ah, quali? Sì. Ah, già, giusto, no, scusa. No, è vero, l'imperatrice ci voleva morti. Quale? Dei draghi. Dei draghi. L'imperatrice dei draghi. Ci voleva morti. Ma perché? E vabbè. Noi stavamo cercando... Sto arrivando, un attimo. Noi stavamo cercando... So che sei più veloce di così, ti ho visto scavare cose in 2 secondi. Muovi il culo! Ho problemi con l'acciarino. Sta cercando di accendere. Vedi una fiammata che gli passa di fianco. Oh, grazie. Stava cercando di accendere una sigaretta, non con l'acciarino, ma con il letto, facendolo girare sull'altro legnetto. Mentre camminava. Sì, sulla parete. In perpendicolare. E tu perché mi hai portato qua? Cioè... Ho capito, stiamo dalla stessa parte, o meglio, diciamo che abbiamo interessi comuni, ma oltre a quello, il tuo scopo qui, quale sarebbe? Il tuo interesse è servire Nodens. Il mio interesse è servire Nodens e tenere questi lontano dalla distruzione completa del mondo. Ah, digli dei morti! Digli dei morti! Anche Rotar è un campione di Nodens. Quindi basta mordere. Siamo gli unici 3 ancora in vita. Ma chi è questo Nodens? È quello lì, te lo ricordi, quello col tridente, con la barba, che faceva fuori Nodens, io distruggerò tutti gli antichi dei. Andiamo un po' zitti. Poi non ha fatto voi non fatto lo avete un incontrato in persona, io no, e non ti ricordi che è tu bevi troppo. No, ma Nodens è una cosa. No, ma no, non è che beve, metti in aiuto di salire, non è che beve troppo, è che siamo talmente poco colpiti dall'aver incontrato Nodens. No, infatti... Che non è che si. Rama è quasi più importante. E se fosse. E la sua importanza è nulla. Perché non la controllo. Quanto sareste colpiti dallo scoprire che ci sono altre divinità che sono sopravvissute? A parte noi? A parte Mordiggian. Non è possibile. Mordiggian! Mordiggian! Morto. E la moglie di Mordiggian! La moglie di Mordiggian! Ora. Il fatto che voi non sappiate fare il vostro lavoro è cosa nota. Perché Mordiggian dovrebbe essere rimasto in vita? No, noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto benissimo. Eppure lui qua. È ancora qua. Anche noi. Eccoci qua. Se fosse qua, merito vostro. Se è qua lo riammazzeremo di nuovo. Ci siamo riusciti una volta, lo potremmo rifare. Se non prende tutte le scintille prima di voi. No, l'ultima volta che avete ammazzato Mordiggian è finito il mondo. Lasciamo perdere. Che altrimenti... Abbiamo vinto. No. Chiaramente. No, invece, perché... Stupido. Per me era finita benissimo. Sì. Ho avuto un amplesso tra le stelle, capirà? Mi sembra... Ragazzi, amplessi tra le stelle? Mi sembra di aver visto qualcosa del genere nell'eternità. Ragazzi, di Buio. Lui era morto, voi siete morti, adesso voi siete vivi e lui è vivo. Non è cambiato un cazzo, non avete vinto, non avete fatto noi. Niente. Sì. Tecnicamente io non sono mai morto. L'ho sognato. Nemmeno io. Infatti. Ma che c'entri tu? Negli eoni oscuri che ho passato dopo quel momento, ricordo le loro voci. Loro c'erano, quindi abbiamo vinto. È stato un effort di gruppo. Parlavamo tantissimo. Non ricordo un cazzo. Però sì. Abbiamo vinto. Troviamolo e uccidiamolo di nuovo. Basta parlare. Ma andiamo alla Imperatrice. Non riesco neanche più a parlare. All'Imperatrice. Dobbiamo uccidere anche lei?
dobbiamo uccidere anche lei, sì, solo lei, così evitiamo di dover uccidere tutte le sue guardie. No, ma io voglio riuccidere Mordiggia, è una questione di principio. Ma si torna da capo così, sei ancora il dio della morte. Non ti capisco. Allora, uccidiamo la morte. Morta, ma... E quindi che cosa succede? Non c'è più morte. Esatto, non mi sembra tanto difficile. E lui non muore. E se non c'è più morte, poi cosa succede a tutte le persone che tu vorresti ammazzare? Questo è brutto. Beh, si basta bruciare anche le loro anime. Ma non muoiono. Ma quando sono cenere non possono più fare niente, anche se sono vivi. Meglio, sarà una tortura ancora più piacevole. Tu immaginati della cenere che ti entra nelle orecchie. Ti avrebbe... E allora non cenere, magari pezzi più grossi. Finisce questa imperatrice. Come si chiama? Regina dei draghi? L'imperatrice dei draghi. Questa imperatrice dei draghi, in quale maniera potrebbe essere collegata a Mordiggia? Allora, dato che la non Fenice... ho ancora capito chi è Dexter. Dato che la Fenice non l'avevi visto. Cazzi suoi. Ma lui lo conosce. Che... Io lo conosco, no. Sì, sì. Cioè, no, no, perché abbiamo parlato adesso. Cioè, esatto. Okay. Lui l'unico lo che lo conosce effettivamente è Grimdine. Ho letto un cazzo. Grimdine, Ongo. E basta. E basta. Dato che la Fenice è il tuo famiglio, tu adesso tiri intelligenza più conoscenza e storia. Per cui, se vuoi, puoi usare dei moti per avere dei dadi in più. Più il tuo punteggio di famiglia. Rotar vuole mangiare qualche tibia. Ma qua non ne può azzanare neanche uno, mi spiace. Famiglia da due? Ah, da tre. Adesso mi metto a fare come fanno i cani quando hanno il giochino. Sta facendo la stessa cosa che facevo io con Katog. Ti dà da mangiare. È intelligentissimo. Ti conquisti un asset eccezionale con poco impegno. Abbiamo un successo doppio, quindi due. Questo è leggibile, stranamente. Non è mio. Forse sì, non lo so. No, 6 non è successo. Alcuni dadi da 10 mi sono stati regalati. 9. Ok, 3 successi. Questo è un 6. Sì, quello è un 9. Questo. Quindi 3 successi. Successi. Ok. Volevi girare. Sì, ma gli 1 non... Hai fatto non un successo. No, gli 1 non cancella un successo. Ah, l'imperatrice è di prima! L'imperatrice è di prima! Ah, se è solo di primo possiamo distruggere la... Come voi! Quindi viene dal mondo prima di questo mondo. Ah, si chiama Maiv! Ah, si chiama Maiv! Oddio, Gwen, no! Oh, porca miseria. Ma non l'avevamo salvato, Maiv. No, nel cazzo è andato prima. Chi è Maiv? Beh, tu Maiv l'avevi conosciuto. Ma per me l'avevamo salvato. È talmente inutile che se ne dimenticava. Degli elementali della roccia. Out un attimo of game. Maiv era il PG di Gwen. Maiv era il PG di Gwen. Quello che nel one shot che abbiamo fatto, che masterizzavo era la guerriera col martellone che aveva preso per il culo al camper quando si era incastrato con i piedoni da pagliaccio e cercava di salvare nella finestra. Sì, no, sì, però sai, ma Maiv è debolissima. Sì, no, la stendiamo. Anche Ongo era debolissimo. Vero. E infatti senza più. Di A proposito, dove cazzo è finito Ongo? Come non lo è più? Ongo è ancora debolissimo. Dov'è finito Ongo? Non sarebbe più Ongo se non fosse debolissimo. Ah, dopo aver ucciso Eibon. Infatti. Ongo vi ha guardato e vi ha detto: sai che c'è, ma avete rotto il cazzo. Ah, e se ne è andato. No! Vedi, è debolissimo. Troviamole e vediamo se certo che è la posto... stessa che avevamo conosciuto. Certo, questo posto è terribile. Siamo qui, abbiamo liberato e ancora non è arrivato nessuno a fermarci. Siamo non li eravate ammazzati montagna. Tutti magari. Scusa, non sono arrivati per quello. Avrà un po' di difesa, era intrappolato qui. Dove sono? È così che fate il vostro lavoro? Vuoi andarti a cercare guai? Usa un po' della tua energia e arriveranno di nuovo persone da picchiare che cercheranno di rubarcela. Ma se noi andiamo direttamente dall'imperatrice, facciamo prima. Non sono ancora convinto che sia uno spreco, che non sia uno spreco delle nostre forze andare contro una persona debole come Maiv. Ma Rota si sta facendo irrequieto. Non te l'aveva detto la tua bella che sarebbe stato utile e interessante andare lì? Questo è quello che ricordo. Non ricordo. Tu non avevi visto tua moglie? Sì,
Tu avevi visto la tua Adele. Non mi ricordo che cosa avevamo detto. Ti aveva detto l'imperatrice, sta rompendo il cazzo, bla bla. Poi, oddio, in realtà no, ti aveva detto tanto. E poi non era Adele, in realtà, ma era il sole. Era il sole, sì, sì, era. Cioè, tu l'avevi vista. Tu avevi visto Adele, ma non era Adele per davvero. Non è che uno deve andare a fare cose solo perché te lo dicono gli altri. Beh, questo è vero. Scusate, io devo tirare qualche dado. Il Ramadan. 1, 3, 4 Cioè la giga di Rama. 6, 7 7 successi. Allora, mentre voi state parlando e Alcanfer continua a imprecare, a dire: ah, è tutto qui quello che sapete fare, gli arrivano 47 minion. No, gli arrivano 10 danni addosso. A tutti? No, a te. Da chi? Da dove? Aspetta, ma sono U, L o A? Aspetta, non posso assorbire cose varie. Non c'è tipo una difesa e delle cose da tirare. Se fosse stato un. Dovresti avere assorbimento. Allora, dovresti avere gli assorbimenti. Puoi fare. No, non ce l'hai perché non hai più la forma di demone addosso. Però puoi fare una prova di schivare. Destrezza solo. Destrezza. No, vabbè, tanto al massimo ne paro 3, quindi. Aspetta, può anche spendere 5 moti, per ogni 5 moti abbassa i danni assorbiti di 2. 1. Ok. 9 danni. 9 danni letali non aggravati. Cosa vediamo? Voi vedete una freccia, una singola freccia, sembra banalissima, una freccia di legno abbastanza grezza, che si pianta nella sua spalla e nonostante ci siano i vestiti sopra, voi che in qualche modo riuscite a percepire la sua scintilla come quella degli altri che ci sono vicino a voi, sentite che la sua scintilla si sta spegnendo lentamente, neanche troppo lentamente. Io distinto, anche se non dovrei, strappo la freccia dalla spalla di... Cioè voglio strappare con precisione chirurgica, senza che la punta rimanga dentro, la freccia dalla sua spalla. Ok. Però se gli sta succhiando le scintille... Che posso fare? Vabbè, allora... Vediamo. No, per togliere la freccia la puoi togliere senza nessun problema. Ma visto che siamo in assalto, te la voglio rilanciare. Io non mi ricordo, come facevamo? Arti marziali ci può stare? Sì, ma con percezione, perché non sai da dove sia arrivata esattamente la freccia. E sarà una prova contrapposta contro il nascondersi della freccia. Come avevamo usurato l'altra volta i miei attacchi? Perché io non c'avevo neanche una cosa di danno. Solo quella che costava tutti i punti. No, tu facevi al posto dell'attacco con col bastone, mi pare, no? Sì, che facevi però intelligenza più occulto, okay, per attaccare. E io ovviamente uso 3 4 6 io uso 8 io, vabbè, 9 io uso la mia eccellenza, la giustifico, cioè la giustifico anche narrativamente così. È questione di riflessi. Non ho soltanto le gemme della mia armatura risuonando con la mia energia, cominciano a risplendere, illuminando molto di più la stanza e magari la persona che si sta nascondendo in questo modo la vedo meglio. Quanti moti stai usando? Io penso che ne userò per ogni dado uno. È un punto di moto da spendere. Io penso che ne userò 10. Ma i coglioni. Allora, innanzitutto voi vedete che tu di che casta sei? Alba. L'alba, perfetto. Voi vedete che la stanza intorno a voi si riempie di luce. Lucia. Perché all'inizio si accende una piccola luce sulla fronte di Rama, che è proprio il simbolo di un sole, che inizia a illuminare tutta la stanza. E c'è la lampadina. La luce è rossa brillante, rosso acceso. Puoi apparire gigantesco e terrificante per il resto della scena, o finché non scegli di disperdere questo effetto. A chi? A tutti? A tutti. Assolutamente a tutti. Sì, mi interessa apparire soprattutto gigantesco e terrificante ad Alcanto. Ottieni un +2 al valore di danno. Ottimo, allora io ho fatto 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10... Quanti moti abbiamo? 11, 12 successi.
In tutto considerati questi più due? No, 13, 14. 14. Ok. Prendi la freccia. Quali sono i moti? In basso a destra, quelli che hai recuperato. I numeri che hai recuperato. Quei 30, 13. 30. Sì, sì. Ah, allora io ho automaticamente attiva la vista omnicomprensiva dello stregone. Perché vedo che mi hai aggiunto incanto dei chakra brucianti. E incanto dei chakra brucianti, se ho sopra i 4 o 7 moti, ho attivo automaticamente la vista omnicomprensiva. Sì. Prendi la freccia, la rilanci nella direzione da cui secondo te è arrivato. Vedi che picchia contro una roccia e la deviazione ti fa per un attimo vedere anche la creatura che poi colpisci con la stessa freccia, a cui hai fatto 4 danni. Ostia, ostia can. E aspetta, 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 però io con... Vediamo se la tecnica della tigre famelica mi permette di aumentare i danni. Allora, una qualunque eccellenza di mischia. Di mischia. Un supervisione del magico. I guerrieri. No, devi essere per forza in mischia. No, devo essere in mischia. Mischia. È una, è mischia. Mentre lui strappa la freccia dal camfer, io riesco a cercare di vedere chi l'ha scagliata. Allora, fai una prova di percezione. Io vi dico, è lì dove indica la freccia. Più prontezza di spirito. Cosa? Non. Sì, allora, sulla scheda i nomi tradotti sono leggermente diversi. Ah, okay, non c'è consapevolezza di qua. C'è percezione, no, cos'era, prontezza di spirito o qualcosa di genere. Io sono in c'è anche consapevolezza. Io più che apparire è gigantesco, sono tipo Asura, cioè nel senso ho gli occhi completamente illuminati, sono con le scie di fianco. Sì. Comunque praticamente ho visione del magico e vedete l'invisibilità. Un successo. Allora, non hai una percezione precisa di che creatura sia, hai solo capito che è più o meno di dimensioni umane e che è nascosta su una roccia a una cinquantina di metri in alto. Se vedo, non so cos'è, ma comunque ho visto dov'è, corro verso di lei e salto. Quanto è proprio perpendicolare alla parete? No, perpendicolare era il pozzo in cui fa vedere Rotar nel caso. Quindi c'è una pendenza, ma non 90 gradi. Diciamo. Allora fai una prova. Fai una prova. Ti manca ungo per farla bene. No, non è quello di Evangelion, è proprio tipo saltare su veloce per arrivare se ti fai una prova di atletica più destrezza. Ok. La difficoltà è 2. Perché non ho atletica? Perché hai speso punti in altre cose. Ok. Non posso usare nient'altro che atletica? No. Ok. Quindi... No, perché devi proprio correre su. Ok. 1, 2, 2 successi. Era il minimo che dovevi fare. Voi vedete Dexter che parte con un tridente abbastanza imponente in mano e inizia a saltare da una roccia all'altra parecchio velocemente per andare a una cinquantina di metri verso l'alto, e quando arrivi in cima vedi un essere umano. Avrà sui 55, anche forse 60 anni. Ha un arco che sembra il più grezzo e rozzo degli archi che siano possibili, ma sulla fronte vedi una mezzaluna oscura incisa, e quello che sai, dato che l'hai visto anche succedere a te, è che vuol dire che ha delle essenze e sta usando una scintilla per attingere dei poteri che superiori. Io sappia, le scintille le abbiamo noi e l'imperatrice. Quindi, che le dona ai suoi preferiti. Quindi posso presumere che sia un servitore dell'imperatrice? Sì, perché l'immagine dell'anima che ha sulla fronte è oscura e non è luminosa. Posso attaccarlo? È oscura e non è luminosa? Sì. Potrebbe essere una creatura delle tenebre. Potrebbe essere una creatura delle tenebre. Cos'è il mio marchio di carta? Sai quelli degli esorcisti giapponesi? Ah, ottimo. Ok, perché dice che brucia visibilmente. Ok, va bene. Quindi quando fai cosa? Tipo? No, è quando c'ho la vista attiva. Ah, ti si illumina il... Ah, ok, quello. Ah, ti si illumina sulla fronte? Sì. Tirate l'iniziativa. Allora, l'iniziativa, per chi non si ricordasse, è un dado da 10 più prontezza di spirito e destrezza. Ok. Sto facendo il tiro di prova, mi sto tirando. Questo 1, questo 2.
Fortezza di spirito, destrezza, dadi, non aggiunti, no, no, punti, no, proprio punti. Punti. 13. 12. 11. E non va bene o male, perché ridi? Ho sì. fatto uno. Come che non so. L'ho distratto a leggere. È un dado da 10 più prontezza di spirito e destrezza. La strategia è quella di multidadi. Ho tirato tutti 5, i dadi. 5, 10, ho più 30. Poi un 10. L'ho ritirato, ha rifatto 20. Uno. È un 10, l'ho ritirato, fai fare 30. 5 più 5, 5 10. 20. 30! Ma non puoi fare 30! Ma come 30? Come me prima, no? Quante hai fatto? 5, 2, 27! Vorrei solo farmi notare che io ho tirato tutti dadi insieme per vedere quella. Ho fatto 2 e 1. Li ho ritirati, uno dei due ha fatto 1. L'ho ritirato e ho fatto 1. Ah. Grande, Roberto. 9. No, 8. Ehi, strano, sei ultimo. È una grande iniziativa di Roberto. Manteniamo la salutiamo partita. Le grandi tradizioni dell'iniziativa. Sì, infatti. Per esempio, allora, Roberto, per rispondere alla domanda del master di prima, gradisce i giochi dove non c'è l'iniziativa. No, in realtà vuole l'iniziativa, il problema è quello. Alessandro la chiappiamo su di Alice, commenta, è una scena come quella dei Simpson. Vi porto la pace, accoppiamolo! Guarda che a me piace l'iniziativa perché soprattutto in Dungeons & Dragons ci sono vari talenti, sì, con l'iniziativa sì, migliorata, certo, che li prendi, quindi fai 1 20 ah ok, bullarsi perché hai il talento, va bene, non come nella 3.5 che fai 1 ho fatto 5 Grindel, tu hai visto solo Dexter partire verso l'alto, vedi che io che ho fatto beh, in realtà hai visto anche dove è andata la freccia, sì, e io ti ho detto è lì dove indica la freccia. Vedi che Dexter è appoggiato, cioè è su una piattaforma di pietra, non è appiccicato al nulla come fai tu. Io ho ancora la sigaretta bruciacchiante e comincio a salire la parete. Ok, quindi tu passi un round a muoverti. Sei Jigen accoppiato con Spider-Man. Sì. Carkedir, cosa potrei fare io se non osservare la scena e capire che fine fanno gli altri? È un'ottima carkedirata. È una carkedirata. Quindi anche tu aspetti di vedere, aspetta, cosa, esatto, succede. Allora, aspettando di vedere cosa succede, potete agire dopo con un malus ai dadi. Ok. Meno 2. Meno 2. Sì. Penso che aspetterò. Tocca all'assalitore segreto che, trovandosi davanti Dexter, usa il tiro della quaglia nella boscaglia. La quaglia nella boscaglia. Forse in originale rendeva meglio, non mega so. Mega danno! La traduzione sì, non è. Sì, sì, questa qui è. La signora cammina senza borsa e si salta con la rincorsa. Io mi ricordo un bellissimo. un bellissimo errore di. Non è un errore di traduzione, era proprio un typo che c'era nel manuale del giocatore di Advanced. Su caduta morbida, perché caduta morbida diceva il mago diventa, cioè il giocatore che lo lancia diventa leggero come un bioccolo di lana. Si erano perse delle cose, c'era scritto il giocatore diventa un bioccolo di lana. Era bellissimo. Ricordo anch'io questo. Difatti mi ricordo che prima si giocavi tu ti trasformavi e poi quando atterravi tornavi normale. Esatto. Il personaggio diventa un bioccolo. Che ho detto mani brucianti, speriamo che non lo usi mai nessuno mentre faccio questo incantesimo perché è pericolosissimo. Allora, vedi che mette 5 frecce nella... Nell'arco. Porco cazzo. Insieme. E fa un tiro con un grosso malus. Però nel caso ti fa per 5 danni. Bene, io a questo punto. Tu puoi scegliere di schivare. Beh. Schivare, se lo fai adesso. No, come ha fatto. No, lo prendo tutto. Al caffero o grillo. O anche un po' metallo. Sperando. A Fitz. Perché la guaglia della boscaglia è un uccello pericoloso. Già. È un uccello di bosco. Spero che salti. Se schivi, dopo anche tu, come se avessi ritardato, è un meno 2. Schivo lo stesso. Per schivare è destrezza più schivare. Lui fa... 2.
Quindi ti basta fare due successi per non prendere neanche un danno. Detto così. Proprio. Tre successi. No, no, scusa, cinque successi. Che potere è ungere ingranaggi? È, della è un potere di burocrazia. Da piazzi del busto. Ah, certo, è un potere di burocrazia. No, non sto scherzando. Funziona, sì. Sì, se guardi, è sotto burocrazia. Perché i prodigi sono tutti sotto un'abilità. Derivano tutti da un'abilità. Puoi creare gli ingranaggi, è proprio un prodigio di burocrazia. Ma scusa, ma non è che sei un orologiaio che va in giro. Manto, ma schivare le porte, che fa? Ti permette di evitare le porte. Dai, adesso vediamo. Saranno quelle magiche? Ma anche se, cioè, leggi un dettaglio. Sta trollando. Ok. Adesso te lo leggo io, piuttosto. E allora, aspetta. Vai. Soltanto gli ingiusti chiederebbero, chiuderebbero a chiave una porta per tenere fuori i legiferi. Questa intenzione è prova di iniquità. Questo prodigio è, una, è un'azione di movimento con la normale portata di movimento che supera un singolo portale chiuso. Ah, ok! Cioè eviti le porte chiuse, come se fossero aperte. Sì. Vabbè, sti cazzi, dai. Ci passa attraverso, certo. Ma è sempre una scelta di nomi. Certo, certo. Come evitare le porte. Un porta. Dato che non colpisce Dexter, butta l'arco per terra. Si vede burocrazia. Prende dalla cintura un disco di metallo. Di metà. Tipo Xina? Tipo Xina. Con il simbolo della luna. E lo lancia scagliandolo contro le pareti. Sailor Moon. Allora, 2, 4, 6. Cristallo di luna. 8 e 4 dadi di destrezza. Più usa 4 moti per aumentarsi il tiro. Peccato non potrei. Adesso tutti quelli che non sono in ravvicinato con lui, quindi tutti tranne Dexter e Grindline praticamente, possono decidere di schivare. Detto che lo farò. Io posso provare a fare un controincantesimo? È una magia? No, non è un incantesimo, okay. Sta lanciando qualcosa di fisico. 1, 2, 3, 4, 5. 3 successi. 7, 9. 3 successi. Solo schivare? Più destrezza. Schivare più destrezza. Okay. Quanti successi? 9. Porca puttana. Che botte. Sei su, vero? Minchia, che sono 18 morti. Allora, quindi 2. Bene. 3. Ho lanciato un fracasso di dadi e ho fatto un successo. 3. Come è tuo classico. Bene. 3. Io 3. 5. Lo 0 vale 2. Lo 0 vale 2. 5. 5. Beh, il vampiri era un classico un po' di tutto. Ma fare una quarantina di dadi. Ma non quando serviva a cercare delle tracce. No, non a Zlatan. Zlatan, Zlatan, no, Zlatan no, ma quando devi cercare delle tracce fai un milione. Allora, voi subite tutti. Lui aveva fatto 9 più 2, 11 meno i dadi dei vostri successi. Danni? Danni. Sono morto. 11 meno i danni dei vostri. Porca troia. Sì. Quindi tu fai 6 meno 9. Qua. No. Avete voluto un avversario serio? Ma sono cazzi morti. 11 meno i successi che hai fatto, che erano 5, quindi ne prendi 6. Ah, sono ancora meno. È ancora due. Meno 2. E ancora 2 danni e vado giù. Ok. Vai giù qua. Giù. No, ma adesso, cioè, come al solito, cade, inizia così e quindi io devo usare per forza tutto il mio mana immediatamente. È ovvio. Rama! Lui ha fatto tutto quello che poteva. Vedete che questo disco di metallo rimbalza contro tutti voi e poi voi due lo vedete che vi passa di lato e ritorna in mano a lui. Io cado in ginocchio. Rama, danza del demone seduce marito, che va bene contro la postura resisti tentazione. Io invece ti dirò principio dell'indeviabile juggernaut. Che traduzione del cazzo però. Quindi no, le traduzioni sono fantastiche. Sì, ti viene una campana, sì, perché sono quella del vetro in testa. È più una campana di bronzo alla jig, mi sa, però addirittura. Colpo del ghiacciolo cadente. C'è la metodologia della costruzione implicita. Io non la sottovaluterei. La semantica del segno di pistacchio nella visione del cosmico universale. Esatto. Qualcosa del genere. Allora. Cos'è, una tesi di laurea di qualcuno molto hipster? Tutte le papere. C'è difesa dell'oroscopo stabile. Vai, Rama. Allora. La posa è solo Paolo Fox. Esatto, stavo pensando la stessa cosa. Paolo Fox ti dice che picchiare è in Saturno tantissimo. Allora, domanda. Cosa vuol dire se... Allora,
un'arma a due colpi, uno dei miei sì. Dei miei cosi, come si chiamano? Prodigi. Dei miei prodigi, mi dice che questo prodigio aggiunge uno alla cadenza e uno alla precisione. Che è la cadenza? La precisione lo so. La cadenza è quanti round, quanti attacchi a round puoi fare senza avere malus. Figo. Quindi puoi fare un attacco in più senza avere malus. Allora, faccio... Allora, prima di... E sì, la precisione faccio. È quanti danni, quanti dadi in più tiri. Benissimo. Allora io faccio questa cosa e faccio e attivo anche la tecnica della tigre famelica. Ok. Che però devi essere in melee. Sì, io non ci arrivo con un salto molto grosso. Lui ha dovuto usare tutto un round per saltare di roccia in roccia. Lui ha usato un potere per appiccicarsi e andare su. Lui dove sta? A 50 metri fantastico. In alto. In alto? Fantastico. Io voglio, con un, visto che posso fare due colpi, con il primo colpo voglio piantare un pugno contro il muro, creare una scossa tellurica per farlo cadere, e con il secondo pigliarlo al volo come uno shoryuken. Non è che per caso gli tiro dei porconi in ostrogoto? Questo lo vediamo dopo. Quando mai mi è interessato che tu fossi contento della mia compagnia? Ma mai, proprio. Questo però. Lo vediamo dopo. Vai. Allora, cosa ti tiro per la scossa tellurica? Per la scossa tellurica mi tirerai forza più arti marziali. Molto bene. 1, 2, 3. Che dovrebbe essere uno dei punteggi più alti 5, che hai. 1, 2, 3, 4, 5. Ed inoltre tiro in più. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Lui tira per schivare e Grindel, se vuoi schivare anche tu, perché cadi anche tu, se no? Ci terrei. Dexter pure, però tira due dadi in più perché è comunque sulla piattaforma abbastanza spostato. Ed è destrezza? Destrezza più schivare. Ok. Lui schivare a 4 più a destrezza. Io sono incollato proprio come ragno con i piedi, quindi... Sì, ma se si staccano i pezzi di roccia, il ragno può essere attaccato quanto vuoi, ma... Alle palle. 1, 2, tu quanti? 3, quanti successi hai fatto? 6. Ok, lui cade. Io ho fatto 2. Grindan cade? Allora, io ovviamente di Grindan non mi interesso, tanto non è che si fa male, dai, è un acrobata, sono più che sicuro. In compenso, quello che cerco di fare è colpirlo, non Grindan, lo schifo. Cerco di colpire Grindan. 4 successi. Ok, allora, anche tu ti fai un danno? 3. Grindan si fa un danno? Sì. Lui si fa un danno per la caduta. 9, 10, 11, 12. Allora, questi sono i dadi che tiro, ma in più spendo sempre con, la mia eccellenza. Penso che spenderò altri 10 moti. Boom! Mamma mia. Quanti ne hai tutto? Me ne mancano 5, poi ho finito. Credo tu sia uno di quello con meno moti in assoluto. Sì. Questo personaggio è un po' strano perché posso fare o Firebolt o Sciame di Meteore. È come Rift. Non c'ho una via di mezzo. Sono mega danni. Neanche raggio rovente o palla di fuoco. C'ho Firebolt o Sciame di Meteore. Sono mega danni, Roberto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basta, non ci posso credere. 8. Vediamo se schiva ancora, avrà meno 4 dopo ad agire. 3, no, non riesce a schivare. Non no, riesce. Toglie 3. Toglie 3. Occhio che però questi 5 sono 10, perché ho usato la tigre famelica che praticamente raddoppia il danno di tutti i successi extra che ho fatto. Che botta. Stavo pensando di usare anche il colpo di fuoco e pietre per fargli più male e penso che lo farò. Quindi finisco la mia energia, arrivo a 29. Quanti danni gli hai fatto? 29 10 per ora. Ok. E sono altri 7. Quello che faccio è sollevarmi in un salto acrobatico, prenderlo al volo con il pugno e dopo si vede che non è abbastanza, mi sale un crimine dentro incazzatissimo e quello che succede è che una fiammata divampa da sotto di me e faccio lo shoryuken. Bravo! Senti una sorpresa. Cedi all'ira.
e alle fiamme. Ho finito i punti. E, voi, e voi che siete sotto, vedete una scena tipo Mortal Kombat in cui la schiena di questo poveretto, che già era un vecchietto, poverino, hai picchiato un vecchietto innocente. No! Si vede ai raggi X che si spezza e poi prende fuoco direttamente, perché è morto. Ok, io faccio un salto per prendere un pezzo al volo da mangiare. E io pensavo fosse una cosa pericolosissima. Vai, fai una prova di destrezza più rissa. Allora, destrezza io pensavo che questa creatura qua fosse una creatura del buio. No, sì, ma è una creatura, ha quasi ucciso a tutti ed è a quanto sembra un cretino. Due. Ah, aspetta, stiamo parlando di gioco? Tre successi. No, no, ah no, ok. No, no, non penso che sia un cretino, ha detto che era un vecchietto. Un vecchietto. Vabbè, sai, vecchietto. Tre successi. Anche Angus è un vecchietto. Era Rufus. Allora. E la scintilla? Riesci a prendere un pezzo di gamba da mangiare. Si è immedesimata subito, fai domande proprio di carcere. Della scintilla? Si è immedesimata benissimo. Sì. Lei sa entrare nella psicologia. Allora, la scintilla, quando lui dà la fiammata, vedete che poi il cadavere cade incenerito nel pozzo. Mentre cade gli do una fiammata anch'io. Certo, al cadavere. Perché non vogliamo farlo? Io non ho ancora agito. Per forza sei ultimo. Appunto, fammi fare qualcosa. Io sputo su. E la scintilla però rimane volante a mezz'aria, esattamente dove lui ha ucciso la creatura, il vecchietto. È un po' diversa dalle scintille che avete visto finora, perché le scintille è simile a quella che avete visto quando avete ucciso Aibon. Non è gialla come quella che vedete guardandovi l'un l'altro, ma è di un bianco azzurrognolo che vi trasmette qualche cosa di diverso, non, magari non corrotto, ma diverso da quelle che avete voi. E rimane lì fissa a mezz'aria. Io guardo il tacchino volante, ovvero la Fenice, e cosa sta per fare la Fenice? Vuole mangiarselo? Perché no, vedi che la Fenice è appoggiata sulla spalla di Dexter che si sta pulendo le piume. Lasciamola lì quella scintilla, andiamo. Io cerco di capire cos'è. Allora, fai una prova di intelligenza più occulto. Io mi accascio sulla piattaforma dove era prima Rotar, mi appoggio con la testa, cosa con le mani dietro da te e mi rilasso. Non ti accasci sulla piattaforma dove era Rotar, perché la piattaforma dove era Rotar è in perpendicolare. C'è un posto dove posso sdraiarmi per terra e fare. Dove eravate prima? Io appena atterro faccio due passi avanti e indietro, si vede che sono incazzato, e poi a un certo punto scuoto la testa, mi metto giù nella posizione dell'otto e cerco di entrare. Ok. Capisco assolutamente. Hai fatto zero? Zero. Anch'io. Che prova posso fare? È una prova anche te di intelligenza più occulto. Okay. Lascio fare a voi, io riprendo. Un attimo di fiato. Sono a un punto ferito. Minchia. Devi urlare Deceptive Exchange. Tre. Se lo fai. No, con questo no, con questo no, sì. No, no, devi urlare lo stesso. No, ho fatto bene. Come funziona? Scusate, come funziona la salute? Allora, la salute funziona che i danni, quelli da urto, ne guarisci un punto ogni 10 minuti. Ok. I danni letali ne guarisci un punto ogni X ore, non mi ricordo. E i danni aggravati sono uno al giorno e non possono essere curati magicamente. Tu come puoi essere a un punto ferita, scusa? Ne ho presi 5, 10, 15, 20 danni ho preso. Ah, minchia, ok, niente come ho detto. Excellent! Allora, aspetta un secondo. Io c'ho la super vista magica. Aspetta un secondo, Karkedir. Sì. Quando vedi la scintilla, mm-hmm, è effettivamente simile alla scintilla che hai visto due giorni prima, quando avete ucciso Aibon al ristorante di Isael. Due giorni prima, ogni anno è un giorno. E il tempo su Ardutan passa diverso. E è una scintilla che è stata in qualche modo rilavorata da qualcuno, okay, per farla propria. Mm-hmm. Non la potete usare voi, ma potete impedire che torni al proprietario. Il che vuol dire che perlomeno non la distruggerla. Non la tenete voi. Non si può distruggere? No. Però non la restituite nemmeno al proprietario. Io questa roba magica cosa vedo che sta facendo lui? E tu vedi la scintilla e poi dopo un attimo non vedi la scintilla. Posso fare i counterspell.
quindi voglio vedere se mi accorgo di quello che ha fatto lui. Fai una prova di io ho bisogno del magico, vedo tutti gli incantesimi vengono lanciati in qualsiasi direzione. Se un altro, sì, se un altro prodigio no, è talmente veloce che non è un incantesimo. Ah. Se un altro prodigio contesta questo effetto, allora capita qualcosa. È un prodigio allora. Sì, beh, non è un qualsiasi cosa posso contespellarlo. Però non voglio sapere cosa sta facendo. Fai una prova di percezione, ti ho detto. C'ho un vantaggio. No. Il prodigio ti dà un vantaggio alle prove di percezione? Io vedo automaticamente tutti gli effetti magici che si scatenano in 12 metri da me. E infatti fai la prova, perché lui è talmente veloce, se no non lo potresti vedere. Ok. Percezione più? Più dov'era? Consapevolezza. Solo con la consiglia, esatto. Ok. I personaggi che usano sensi normali possono vedere con consapevolezza. Ma io non uso sensi normali. Infatti sto guardando. Ma se no tu non potresti neanche vedere. Acutezza sensoria inumana hanno più 4 di penalità la difficoltà opposta al tiro fino a un più 8 non opposto per notare l'assenza dell'oggetto. Ma io non voglio vedere l'assenza dell'oggetto. Vabbè, l'incantesimo, tiro quello che hai detto tu prima. Bravo. 1, 2, 3 successi. Ok. Era tanto difficile. Porca puttana, tutte le volte sembra. No, c'ho un incantesimo che in teoria me li fa vedere tutti in automatico. Secondo me non c'era neanche il tiro. Ma comunque, cosa ma c'è il tiro per il suo prodigio, va bene? Vedi che lui è talmente veloce che è come se camminasse nell'aria. Arriva su, guarda la scintilla, una velocità. Gli altri stanno ancora chiacchierando tra loro. Ma qui come funzionerebbe allora il counterspell? Volendo, in teoria lo rendo più lento. Gli fai una barriera appena prima che lui riesca a toccare la scintilla. No, lo faccio. Sono flash. Cioè, sì, Quicksilver. Flash è più veloce. Devi voltare. Ok. Allora, fai una prova di destrezza o prontezza più crimine. Io. Sì, perché lui non ha fatto il campo, scusa. E niente, che comunque costa 5 modi. Cambiare. Basta. Con questa la vorresti cambiare. Non la scambio. Ah, la prendi, tra... Era l'unica cosa dell'intelligenza più occulto, ovvero sgamare. Semplicemente l'ho presa, ma nessuna parte di te va bene. Guarda, sa che ce l'ho io. Come si recupera l'essenza? Cioè, i morti come si recuperano? Riposando. Ok. Oppure... se Dexter ve li restituisce. Io volevo curare di caso. Puoi anche curare. Io. Io ho, come si dice, ho un sacco di ferite da taglio di cui non sembra interessante. Sono ferite in testa. Taglio. Ma chi? Problemi con... No, al momento pare di no. Okay. Perché non ha ancora usato i suoi poteri da legislatore del caos. Dexter, tu hai due prodigi per curare. Con uno puoi trasformare le ferite aggravate in ferite letali, che quindi poi sono curabili più velocemente, ed è l'unico modo in cui si possono curare magicamente le ferite aggravate, che è con questa meditazione. Non c'è nient'altro in nessun manuale. L'altro invece, facendo una prova di intelligenza più medicina, fai guarire per ogni successo che fai un numero di ferite pari alla tua essenza. Ah, ustia. Che è 3, quindi per ogni successo che fai curi 3 ferite. E il tocco di cura? È questo. Ah, è questo il tocco di cura. Domanda, io ho letto adesso, io vedo anche le creature sovrannaturali, e come creature sovrannaturali si intendono quelle con 4 più di essenza. No, lui non è una creatura sovrannaturale. Ok, non hai più 4 più di essenza, 3. Neanche nessuno rota. Di voi ha più di 4. Quello che ha più essenza di tutti è Dexter e ne ha 3. Quindi nessuno di noi risulta aggravato. Chi è che ha ferite aggravate, quindi? No, aggravate quindi nessuno. Tantissime leggere. Ha delle ferite gravi. Quindi, allora. I ravioli di Krubal. Tocco di cura. I ravioli di Krubal ti fanno recuperare i moti di essenza. Ah, ecco. È vero, giusto. Dice i ravioli di Krubal. Quindi. No, io non ho bisogno di niente. Vi fanno recuperare un dado da 10 punti. Com'era intelligenza più medicina? Sì. E sono 3 successi per curare Rama, quindi gli curo quanto? 9. A voglia, sono a posto. Okay. E hai speso 10 moti di essenza. Ok, già segnato. Per cui si attiva la tua anima. Ok.
E quando si attiva la sua anima, vedete che in testa ha un simbolo identico a quello di Alcanfer che avete visto altre volte quando ha dato sfondo a tutti i suoi poteri. È un mezzo cerchio di cui metà è pieno e metà è vuoto. In più, adesso che hai fatto questa cosa, non hai ancora speso tutta la tua essenza esterna, vero? No. No, quindi ancora non hai un potere fisso. E devo curare entrare al Alcanfer, che è ferito anche lui. Nessuno te l'ha chiesto, però... E sono grazie. 3 successi, quindi sempre 9. E anche Rocker è ferito. Sì. Nessun altro? Gli altri tutti tu? Ok. Aspetta. Gumma. Prego. Ce lo dico. Sì, Rama. Io mi volto. E quindi 3, 5, 6, 6 per 3, 18. Ok, io sono. Torno come un uomo. Okay. Che serviva. Gomma. C'è ancora Moby? Lui ne ha un casino, perché ha un sacco di essenza. Ha più essenza di voi, quindi ha più moti di essenza, giustamente. 2, 6, 6 danni. Perfetto. Chi ha più essenza di noi? Nodens è pacco. No. No, perché il suo personaggio l'ha fatto il master per una one shot. Nodens è pacco, intanto tu sei per terra e a quello lì l'ho picchiato io, però vabbè. Appunto, perché era troppo debole da sprecarmi. Certo, assolutamente. No, per, questa conversazione non sta avvenendo, perché io sono... in pensiero sta avvenendo. Sì, esatto, come ogni Benji. Sì, tu fa, ha fatto tanto, ma è lì adesso che ansima. E lui ha ammazzato tutto, io invece penso, gli ho lasciati fare perché... Allora, io mi volto verso Karkadir e gli dico: potremmo usare questa scintilla magari per tracciare... Non c'è più questa scintilla. Cosa vuol dire non c'è? Mi volto? Non c'è più. Oh. Per un attimo vedi la nuvoletta della scintilla e poi non c'è più. Non ma puoi. Ma è stato il piccione. Ah, io non ce l'ho. Io sono un'essenza. Ah, una scintilla. Ah. L'hai presa tu. Io faccio un po' di lacrime, perché loro stanno dicendo... Ti sembra che io prendi la scintilla, lei si ce la fa, ma non c'è più. Io ti guardo, pallucce. Le scintille non spariscono in questo modo. Qualcuno l'avrà presa. Ne sono certo. Sei un'esperta di l'imperatrice! Sì, è stata imperatrice. Sicuramente. Ma sei un esperto di scintille tu. Le hai mai viste sparire così nel nulla? Non le ho mai viste. Beh, magari si è consumata. Certo che le hai viste. Era corrotta, magari si è consumata. Aspetta, Rota, tu puoi fiutare le scintille? Giusto! Questa è un'ottima domanda. Allora... Rotar, fai una prova di consapevolezza più prontezza di spirito. Sei un cane. Vediamo se fa semplicemente pipì in un angolo. Cosa mi viene in cambio? Un osso. Bello grosso. Se quella scintilla ci porta dal padrone di questa creatura, ce ne saranno altre e ci sarà da combattere. Trovare i nemici di Nodens e distruggere. Riesco a incrociare lo sguardo con Rotar? No, ma incroci i flussi se vuoi. Non posso provare a incrociare lo sguardo con Rotar? Non hai l'abilità speciale come aveva il mio vampiro. Conflitto di sguardi. Un successo. 2. Quello è un 10. No, ma voglio fargli dei cenni, però se non mi guarda... Un successo. Ho fatto un successo. Hai fatto un successo? Sì. Sì, io gli faccio un cenno verso Grisner. Senti provenire da questa zona. Dico... Con la testa. Tu cosa fai? Punti come i cani da caccia? Cosa fai? È un Boston Terrier, quindi. Vabbè, quindi. Beh, ok, le caccia. Continuo a mangiare il mio. Allora? Il mio cosciotto di nemico ucciso alla griglia. Allora. Manca il rosmarino. Quindi, vogliamo perdere ancora tempo qui o andiamo a uccidere Maiv? Usciamo da questo buco? Usciamo. Andiamo a uccidere Maiv. Adesso abbiamo il cane. Volevi un gatto? Il cane schizzinoso, il primo cane schizzinoso che si trova sulla faccia io della terra. Io mi avvicino a Green Bay. Una cosa buona noi ti cani. Ti riferisci a Nodens? No. E adesso lo picchio. Io mi avvicino a Green Bay. Lo voglio proiettare nel pozzo di nuovo, cazzo.
Beh, non lo puoi uccidere, però non sai come gli puoi rendere la vita. E che cazzo. Tra l'altro, se mi butti nel pozzo e mi faccio male e non muoio, mi fai capire che posso farti del danno. No, ma non posso farti male. Avevamo già sperimentato questa cosa. L'ho provato con la lava. Non puoi ucciderlo direttamente, non puoi fargli male direttamente. Ma nella puntata scorsa, Arkedir è riuscito a ferire al Canfer. No, ma poi ero riuscito. Avevo provato dando fuoco, mi pare, a un posto, facendoglielo cadere addosso ancora prima. E non gli aveva fatto niente, perché in realtà magari erano solo assi, eccetera. Quindi per me non si può neanche indirettamente. No, voi, tu che ma c'è? Ma Karkadir ha superpoteri per me. Ah, Karkadir, quello che ha fatto l'ultima volta è stato prendere una boccetta di acido fatto dagli elfi e fartela cadere addosso. Quella t'ha bruciato. Ah, beh. Io ti guardo e dico, guarda che l'adoratore del cane ha appena fatto il culo a quello che ha fatto il culo a te. Adesso andiamo. Esco dalla stanza e io passo a Rota una fiaschetta. L'ha chiamato anche lui l'adoratore del cane, vedi che avevo ragione. Esatto. Una fiaschetta di alcol. Sì. Alcol, che manda giù un cosciotto. Non rum, alcol. Allora, tu che non sei Grindai, fai un tiro di costituzione più tempra. Hai 8. Ok. È bello che noi non tiriamo contro i nemici, tiriamo contro i nostri vizi. Bellissimo. 4, 5, 6. Non l'hai neanche sentito. Ti ha dato dell'acqua un pochino piccante, forse. Manca il rosmarino anche qua. Quindi lui sta facendo la curatrice. Io mi avvicino a Grimden e gli piscio su una scarpa. E poi me ne vado. Karkadir, noi sappiamo dove vabbè. È la curatrice. Facciamo dove lo so. No, non lo sai. Potreste magari percepirla attraverso le linee del drago, oppure forse Dexter potrebbe sapere. Dove posso supporre che salute. Sia per grazie. Così, tanto per dire qualcosa a caso. Prima eravate in un impero. Ok. Quindi potrebbe essere lì. Non sapete se le terre degli elfi dove siete adesso siano altrettanto un impero, ma nessun elfo che avete incontrato ha parlato né di regnanti né di imperatori né di altri organi governativi. L'unico da cui avete sentito parlare di imperatore era il tizio del ristorante nella città dove vi trovavate prima di arrivare qua. Quella è l'unica traccia che avete di imperatori o simili. Ma Rama, quando stavamo arrivando qua, siamo passati da Temes. Arkham. La città eterna. Ci avete messo un anno con le guardie che c'hanno. Ci siete passati insieme? Sì, siamo arrivati tutti assieme. Questo è il problema di giocare un anno dopo. Quindi potremmo ritornare da quelle parti e chiedere. Ma sei tu che mi hai teletrasportato qui? No, io non chiedo indicazioni ad Arkham, non esiste. Fenice, tu sai dove possiamo trovare l'imperatrice dei draghi? Tira! Tira! Intelligenza più... Intelligenza, più conoscenze, più famiglio. Più erbolisteria. Ok. Per Imangima, che è sempre importante, esatto. Altri? Famiglia. Due. Tre, di famiglio. E siamo posso quanti... però essendo sto conoscenza draghi puoi posso spendere moti per aumentarti le conoscenze. La mia armatura che è artefatto 3 quando si applica? Quando picco, quando mi difendo, quando non non lo so, giusto, hai ragione. Nessuno di voi tranne lui che ha scoperto che può fare gli attacchi usando intelligenza dove un artefatto io. Sì, tutti avete un artefatto e tu sei l'unico che ha capito come funziona. Non ho mai usato il mio. 5 successi. Il tuo artefatto è un libro. Il mio? Un guinzaglio. No, il tuo artefatto. E il ciappi. Il tuo. La scatola di ciappi di Annata. È un dente che hai appeso al collo. Ah, ok. 5 successi. 5 successi. Sai che effettivamente a Temes c'è l'imperatore, ma è l'imperatore maschio. Okay. L'imperatrice sta nelle terre degli elfi. Ed è la stessa imperatrice. Perché dobbiamo fare sempre danni da migliaia di elfi? Perché io... e le fattorie di elfi che ci fai incontrare così in giro, le terre degli elfi, vedi che li odi anche tu in realtà. No, stai mandando il nostro gruppo nelle terre degli elfi. Siete li già odi. Nelle terre degli elfi. Ok, li odi ancora di più dalla puntata scorsa. Quindi avete non già è dato Temes, l'imperatrice, ma è qui.
nelle terre degli elfi. Potremmo chiedere agli elfi. Non è mai stato un problema chiedere? No, chiedere qualcosa. Come lo fai tu? Sì. Anche rispondere. Siamo rispondere è obbligo quando capiti sotto le mie grinfie. Però siamo su una montagna, salendo abbastanza in alto possiamo vedere abbastanza lontano da trovare. Se sali troppo in alto gli elfi non li vedi più. Non ci interessano gli elfi, ci interessa vedere dove sono le città degli elfi, no? Ah, capito. O un villaggio di elfi a cui chiedere, se non altro. Chi ha voglia di fare un giro? Io. Avete alzato le mani in due, attaccatevi dietro e comincio a salire. Mi attacco anch'io, no? Sì, ho capito, non tutti però. Basta, basta. Beh, c'hai 4 di forza, li porti anche tutti e 5 se vuoi. Chi mi ama mi segua. Inizia a fare un po' freschino, però c'è la camper di fianco che continua a bruciare anche non volendo e vi tiene abbastanza caldo nella salita finché non arrivate in cima. Un paio di volte cerco di bruciare rama con una fiamma che esce un po' di più del normale. Infatti il tacchino è diventato un po' più grosso, tipo uno struzzo. E dopo una mezz'oretta di corsa spedita arrivate in cima a questa montagna. Dalla cima della montagna, cioè non ho capito come ci sta portando, scusa. Come le tue 50 torce. Sì, come le tue 50 torce. Sto scegliendo le pareti più verticali. È la migliore risposta che possiamo dare. Ognuno è attaccato. Ok. Sei una divinità e fai le cose da divinità. Non posso fare tipo fiamma e volare insieme a loro di fianco. Ma puoi provarci. Posso voglio provarci. Dai, provaci. Di fianco a rama. Esplode in fiamme cercando di bruciare. Funziona così la torcia umana, no? Che tipo brucia l'aria e torna a sé. Esatto. Per renderla più leggera. Fai una prova di intelligenza più occulto. La difficoltà minima per volare è 3. Ok, allora. Occulto. E io sposto la fiaschetta di acqua sull'altro lato. Non vorrei che... Non posso aspetta. Usare convinzione. Aspetta, tu sei full? Di cosa? Di punti ferita? No. Beh, hai quanto tempo qualcosa? È passato? Sì, a meno uno. 10 minuti, quando inizia a volare. Allora. C'ho meno uno allora. Quindi devi tirare un dado in meno. Quasi va meglio, dice. Non l'ho neanche visto in realtà. No, non so neanche quanto ha fatto. Oh la madonna, ce l'ha fatta. 4 successi. 5. Ok. Tu riesci. Non mi interessa volare, ma levitare un po' in aria. Tu fai come Iron Man, spari delle fiammate da sotto le mani. Ok. Con cui ti direzioni. Perché con la fiammata ho solo fatto un piccolo buco nero, un cerchio nero. Tipo, come si chiamava? Quello lì con le bombolette. Ultraman. Il mio amico Ultraman. Il mio amico Ultraman. E sto dietro a lui. E arrivati in cima, vedete... Ha più senso così. Vedete che sotto questa montagna, la cui cima è innevata, e non è proprio a punta, è più una specie di vulcano tagliato, da una parte e dall'altra, quindi più o meno verso nord e più o meno verso sud, si estendono i territori elfici, che sono tutti delle piccole isolette, abbastanza separate una dall'altra, ma non troppo. Brutta battuta, non sono trattenuto, va bene. Vai. Se isolette in cosa? In acqua? No, in sperma di drago. Sì, in acqua, dove devono essere le isole. È un fantasma con gli sperma di drago. Non ho capito che erano isole. È un arcipelago. Quindi. Non hai capito che erano isole perché non avete mai visto i territori elfici. E quindi, ok, isole. Sono piccole isolette. Sì, una, oddio, è come il Giappone. Ma solo noi non conosciamo la topografia. Grazie. Qui l'unico che magari la conosce è Dexter, quindi mi sembra tipo un mare, un oceano. Allora a destra e a sinistra c'è oceano. Acqua, okay. Nord e sud c'è isole. E fate una prova di percezione, servono almeno 6 successi tra tutti per capire da che parte dovete andare. Pura potete usare o percezione con sopravvivenza oppure percezione con consapevolezza. Se uno le ha tutte e due può usarle tutte e tre. No, ne sceglie una delle due.
Percezione. Sei successi tra tutti e tre. Devo tirare un dado in meno comunque. Io ne metto tre, io ne metto quattro. Aspetta, cioè consapevolezza, sopravvivenza o... O consapevolezza o sopravvivenza più percezione. Consapevolezza più la percezione. Due successi. Quattro. Faccio il pignolo, quanto tempo è passato che abbiamo scalato la montagna? Mezz'ora, te l'ho detto prima. Quindi tocco altri tre, no? Ma scusa, no, ma sono urti o aggravati? No, sono quelli base, urto, cioè. Allora. Ah, ok. Letali erano. Sì, urti o letali. Io aggiungo un successo. Io tre. Io quattro. Ok. Quattro più. Tra tutti, vedete che verso nord c'è un albero che è di dimensioni talmente sovraumane, che è appunto visibile da una distanza tra 200-300 km. Non bruciarlo ora! Tranquillamente. E si vede come se fosse un albero a un centinaio di metri. Madonna. Ed è l'unico posto grande di rilevanza che vedete guardandovi intorno. Ci sono quell'albero e questa montagna. Nella montagna non c'è. Sembra che possa essere il regno dell'imperatrice. Se mi piace il legno. Sentite. Che bel bagno. Avremo sicuramente rido anch'io. Avremo sicuramente da combattere le 100 guardie dell'imperatrice e l'imperatrice. Gli 88 folli. Potremmo evitare. Sono solo 89. Giusto. Potremmo evitare nel mentre di ammazzare anche la gente che vive lì. Beh, peggio per loro che vivono lì. Lì dove? Non è che hanno scelto di vivere in un posto. Per fare una frittata bisogna fare alcune uova. Bisogna fare alcune uova. Non certo. Sei una gallina al camper. E non è questo il modo in cui si fa una frittata. Non era così. Ma ce l'abbiamo. E qualcuno le fa le uova per fare la frittata. E quando dici qualcuno le fa le uova, allungando la mano così, la Fenice ti deposa. Ti deposita un uovo in mano. Mi segna un uovo di Fenice. Segna un uovo di Fenice. Vabbè. Abbiamo modo di arrivare velocemente fin là. Carchedir. Sì. E in effetti c'è un modo sulla tua scheda. Sì. Ah, è vero. Posso, cioè, no, io non dico sulla tua scheda. Quindi, prima che iniziate poi a rompermi le scatole, il piano è non distruggere tutto subito l'albero, lo lasciamo intero al momento. Fin dove posso arrivare? Potrebbe dare poteri all'imperatrice. Allora, con il tuo teletrasporto tu puoi arrivare ovunque arrivino le linee del drago, che sono tipo le linee di lei. Ah, è vero, le ley lines. Non puoi scegliere con precisione il punto, okay. Però la distanza è irrilevante. Ok. È tipo il super l'hyperloop. Super sì. Hyperloop. Tipo se io dovessi andare fino all'albero, sull'albero. Allora, tu puoi seguire. La cosa che vedo, cioè... Puoi seguire una linea che non sai esattamente dove finirà. O in quale punto intorno all'albero ti porterà. Magari ti porta direttamente però nella stanza dell'imperatrice. Però la distanza la puoi coprire tranquillamente. Ah, va bene, sì, faccio così. Cioè, cerco di andare in più prossimità avendo una cosa così gigante come punto di riferimento. Non so quale. Anche perché non rischi di rimanere bloccata in un muro come succedeva nell'universo precedente. Perché mentre sei sulla linea del drago, vedi dove sei. Ah, okay. Soverchio, stile, soverchia, eleganza. Va bene, il piano qual è? Appena arrivati devi lì. Solo spendere. Diamo fuoco all'albero, cioè, che fa confusione. Ok, mi piace anche dir che mi... No. Ha appena detto di che è un ottimo piano. Ma quando mai Karkedir parla? Lui, Karkedir, lui, lei, dà aria alla bocca per il piacere di farlo. Beh, ma quello che ha detto adesso ha senso. Non ha. Perché? Perché? Sì? No? Dopo? No. Ok, dopo. Sillabo in silenzio, grazie. E poi lui perché radiofonicamente fare... parlando ha fatto tre gesti uno in fila all'altro senza dire cosa fossero, però va bene. E poi Rotter potrebbe fiutare le scintille o anche direttamente magari l'imperatore. Allora procuriamoci del rosmarino perché potrebbe commentare a riguardo dopo averle fiutate. In realtà è più prudente, dovendo affrontare l'imperatrice, non arrivare fino all'albero ma fermarsi un po' prima in maniera da trovare un posto dove riposare con un minimo di sicurezza. Siamo sulla cima di una montagna, riposiamo qui. È un freddo porco, riposiamo da una parte, noi non moriamo congelati. Ma sì, abbiamo un caminetto. Grazie al mio potere. Non succede niente. Okay, non grazie a Mordigian sicuramente, cane bastardo. Probabilmente. No, non tu. Abbiamo e poi è di razza. Forse è la volta buona.
Penso che non mi stancherei mai di ucciderlo, potrei prenderci gusto. Una cosa importante da dire a Karkedir, che non è mai saltata fuori, ma magari in questo momento può servirvi: il teletrasporto ti costa almeno 10. 15. Quindi, avendo speso tu almeno 10 moti di essenza per farlo, quando arrivi a destinazione, tu puoi anche chiedere ospitalità a demoni, spiriti, esseri fatati, e questi non ti possono rifiutare il favore. Ma non c'è una wedding. Sorta di metamondo? O, no, se, qua, se dove arrivi ci sono dei demoni, degli spiriti, degli esseri fatati, delle creature magiche, ti devono dare... Ma gli elfi sono esseri fatati, che noi sappiamo, peccato. No, però gli elfi fatti hanno spesso rapporti con spiriti elementali e cose del genere. Che bello, arriva, ospitami a tempo indeterminato in casa tua. Ma quanto recuperiamo allora? Allora, di essenza recuperate tra una cosa e l'altra tutta quella esterna. Fico. Quella interna ci mettete un attimo di più niente. A recuperarla. E quanto tempo rimaniamo alla fine prima di partire? Ma io in realtà potrei... Se non hai usato, quanti minuti sono passati? Sei? Che si ferma a recuperare l'essenza? No, mentre camminavate avete recuperato anche essenza. Ah, ah, che bomba! Ah, okay, ma in realtà io posso tranquillamente trovare qualcuno che ci può ospitare. Ottimo! In realtà io sono fresco come la rosa. Quindi possiamo provare questa nuova opzione? Andiamo. Ospitalità, gusta. Bene. Mi gusta, taverna? Ok, ci... Sperando che abbiano qualcosa di meglio da mangiare. Che hai fatto bene. Un trasporto vicino. Li devi prendere per mano, ovviamente. O prendere. Si devono prendere per mano. Se non ti stanno toccando in qualche modo, non funziona. Vabbè, io prendo la zampa al cane. Io l'altra zampa al cane a Grimden, perché io comincio a leccare la mano di io Rama. Non voglio toccare Rama in maniera compulsiva. Io prendo le loro mani e poi la io prendo mani di chiunque tranne quella di Rama. No, no, io sto già col cane. E ti fai assorbire dalla linea del drago? La seguite, vedete sfrecciare di fianco a voi le fattorie elfiche? Una in fiamme. Infinite no, quella in fiamme è dall'altra posso. Parte. Infinite fattorie elfiche. In realtà no, il tutto dura 3-4 secondi. No. E vedi davanti a te, abbastanza vicino, l'albero. Ok. Vedi anche che la linea del drago, prima di arrivare all'albero, devia verso est e va. Quindi se vuoi fermarti, questo è il momento per farlo. Non sarete dentro l'albero, ma siete abbastanza vicini. Sì, mi fermo lì. Mamma mia, meno male. Io mi preparo a dare fuoco a qualcosa se vedo qualcuno di offensivo. Se questa abilità ce l'avesse avuta Grindel, chissà dove finivamo. No, in realtà non avrebbe giocato. Non l'avrebbe mai l'avrebbe usata all'inizio e non c'era base, noi giocavamo. Ma va, per il fatto non l'avrebbe mai usata. Ed era il manto. Tipo gli incantesimi del re. Quello però non è Grindel, è manto. Esatto. Sono, bisogna sempre fare la distinzione, che è molto labile, ma c'è la distinzione. Come funziona questa cosa di trovare ospitalità? Devo trovare. Tu adesso che hai usato sì. I tuoi moti di essenza, hai un cerchio con un pallino in mezzo. Questo è il simbolo del patto che quelli della tua razza hanno fatto con i demoni. Ah, ok. C'ha sulla fronte anche lei? Sì. Lei, lui. Adesso che forma ha? È un coboldo blu. È un coboldo, allora, sì. Ok. Che però sappiamo essere pansessuali e ermafroditi, quindi insomma. Ndokoyo-koyo. Mi sceglierei. E quel simbolo è il simbolo del patto con i demoni, che è un patto di non belligeranza. Non è un patto ti vendo la mia anima in cambio di qualcos'altro. È semplicemente io non vi rompo il cazzo, però voi mi date ospitalità. Dovresti dire come un automatico spezzare il pane e mangiare sale. Esatto. Dovresti trovare un qualche tipo di essere sovrannaturale in città o nei dintorni a cui chiedere ospitalità. Paese che vai usanze esatto. Che trovi. Se si chiamano Frey andiamocene. Esatto. No, non si chiamano Frey, però lui è Walder. Qualcuno era elf. Qualcuno è incinta, per caso? Allora siamo basta cercare, cioè, come... No. Allora, quello che vedete non è la città usuale che vi trovereste davanti in una nazione umana, perché non ci sono case. Ok. C'è questo gigantesco albero davanti a voi che... è talmente grosso da occupare praticamente tutto l'orizzonte sì, esatto, in quella direzione. C'è una scala che sale intorno a quest'albero ed è un'unica scala senza corrimano, senza nessun tipo di sicurezza, con dei pioli di legno abbastanza difficili
da scalare, soprattutto per cariche di Reroda, che sono alti una caciotta. È il termine, è sul manuale. Sì, è un manuale. C'è gargantuesca, grande, media, piccola e caciotta. E babba tuffolo di lana. Caciotta è sempre... No, come era? Bioccolo. Bioccolo di lana. Cos'è che era? Aspetta, aspetta. È mandaloriano. Caciotta è come Bonnie. Mandaloriano. E intorno a voi c'è il resto della foresta. In cima a questi alberi vedete che ci sono degli elfi che sono sdraiati sui rami a non fare niente. Alcuni stanno leggendo una pergamena, altri che stanno fumando. Che periodo dell'anno è? Primavera. Quindi il legno non è molto secco, non ci sono tante foglie per terra a cui appiccare. Ahem! Che fantazisti, Ahem! Uno degli elfi, quello più vicino a voi, ripiega la pergamena con molta lentezza e molta calma, e sporgendosi un po' dal ramo, che c'è? Siamo tornati a Tennis. Sì, davvero, eh? No, l'accento non è quello. Dove troviamo l'imperatrice? Ecco, quello. Rozzi e stolti come tutti gli esseri umani. Non tentare la mia pazienza e soprattutto non tentare la pazienza di Alcanfer qua vicino a me, perché non ne ha. Io ho acceso un dito, e poi mentre parla Rama, visto che mi dà fastidio che parli Rama, accendo il secondo. Tra l'altro non c'è un umano, tra noi non ce n'è uno. Beh, siamo Sansara noi. Tutte le razze di Ardutan sono razziste, quindi per voi, per loro siete umani. Non siete elfi, quindi siete umani. Qualcosa di scarso. Orecchi a punta. O rispondi... Avete detto Alcanfer? Sei pure sordo con quelle orecchie? Accendo il terzo dito. Perché l'imperatrice aspetta una persona di nome Alcanfer e i suoi compagni. Allora scortateci. Ma che scortateci? Dici dov'è? Era una minaccia? No. Io ho sentito un certo tono. Lui? Non era una minaccia. Sei sicuro? Nonostante stiano tentando anche la mia. Quindi è una minaccia. Supportazione, no. È semplicemente una persona fastidiosa. Elfi. Quindi... Solo perché tra l'altro, Rotar, tu senti che ci sono svariati archi che sono stati tesi nella vostra direzione. Sì, li facciamo a pezzi. Come no? Gianni ha grugnito tutta la puntata. L'unica parola che ha detto è rosmarino. Niente. Un'interpretazione stellare. Sono contentissimo. Se l'imperatrice ci cerca, sono pochi. Ditele che siamo qui. Sì, sarà fatto. A tempo debito. Questa è una minaccia. Sono pochi. No, lasciate che vi offriamo un rinfresco prima di andare dalla nostra imperatrice. Io preparo l'azione, se appena vedo una sola punta di freccia che parte da un albero, do fuoco a tutto. Io posso fargli... Lui l'ha capito che ci sono le frecce? No, tu sei l'unico che ha l'udito abbastanza fine da accorgerti. Sicuramente. Allora io faccio dal camper un cenno sopra gli alberi. C'è un più grosso culo. Lancio una palla di fuoco. Guarda! Guarda! E che cenno sopra gli alberi? No, posso provare a bloccargli il braccio prima che faccia... Oddio. Sì, non lo faccio. No, aspetta, non lo faccio proprio... immediatamente, però vedo che lui fa il cenno, guarda, e quindi se vuole puoi fermarmi. Ficco braccio, mettendomi davanti a te, ti guarda, un distraili senza incendiare niente, coprimi la fuga. La fuga, la fuga. Io ci penso un attimo per quello che ha detto. Quanto metallo. E guardo stupito la nota perché non ho capito, si vede con la zampina gli faccio. Non guarda. Posso sparare fiamme dagli occhi ancora. Intanto vedete l'elfo che vi stava parlando, abbastanza annoiato, che fa una specie di capriola, si lascia cadere dall'albero, e saranno una decina di metri, e cade perfettamente in piedi come se un gatto cadesse da un tavolo, cioè non facendosi assolutamente nulla, in piedi, tranquillo. Io ho la super vista magica di Cristo, del figlio di Mordiggian. Vedo se ha scintille? Non ha scintille di per sé, ma adesso che ti concentri abbastanza da guardare con attenzione, vedi che tutti gli elfi che vedi intorno a te hanno un filo di luce azzurrognolo bianco che va verso l'albero. Orco cazzo. E hanno azzurrognolo... di essenza? No. Azzurrognolo dello stesso azzurrognolo della scintilla?
Yes. Io abbasso, mi metto un attimo lì mentre cerco di non farmi sentire da loro, e abbassa voce e gli dico: sono collegati all'albero, qualcosa di simile alla scintilla. Vedo se c'è un po' di corruzione su questo filo o mi sembra... La luce è bianco-azzurrognola come quella delle, dei due uomini della, dell'imperatrice. Quindi che un pelo zozza. Non è come la vostra. Sono comunque di Nodens, io sono magari neutrale. È diverso. Sei di Nodens, sei sono... Rama, non ci sono allineamenti, quindi fai il cazzo come, che vuoi. Come la scintilla e gli altri sono tutti collegati. Ti guardo? Vai. Non faccio niente. Per una volta che ti dice vai, allora non faccio niente. Vai. E qua Rama capisce qualcosa. Reverse psychology. Guardo Grindain. E in teoria in questo momento starei tentando di nascondermi e salire sugli altri. Allora guardo Carcheri. Però... Che però si è nascosto. Allora guardo Dexter. Che però si sta leccando il culo evidentemente. Dexter. No, no, non Dexter, scusa, Dexter riesce a leccarsi le palle. Ma... Stavo guardando Lothar, perdonami. Ma proviamo a distrarli. Ok. Poi qualcosa di suggestivo. Oddio, suggestivo nella scala di valori di Alcamper suggestivo. Io non mi ricordo, non ce l'ho una colonna di fiamme. Non mi ricordo che non ce l'ho segnato qui. Filati. Che era una cosa che mi sa che non era segnata. Io non mi ricordo se avevo invocato il demone o mi ero trasformato io nel corpo. Ti eri trasformato tu in demone. In demone del metallo. Ok. Il demone del metallo. Siamo esatto. Del metallo. Esatto. Mi trasformo. Un saluto agli atroci. Mi trasformo. No, però non è tanto scenico, no, fuoco e fiamme. Fuoco e fiamme! Fuoco, però fuoco, però fiamme. Io non ho un potere per farlo. Allora, sì. Se volete, sì, cosa? Faccio la cacca sotto l'albero. Provo a tirare una palla di fuoco, ma non per fare tanti danni, ma per appiccare tutto in fiamme. Non per fare tanti danni, beh, no, perché la palla di fuoco, no, perché la palla di fuoco dà fuoco ai materiali infiammabili, ma fa dunque l'effetto deve essere quello del napalm, però non voglio fare danni, deve essere solo no fiammabili. Dai, hai capito cosa voglio dire. Sì, come no. Sì, Gianni l'ha capito. Anche io ho capito, fa ridere lo stesso. Fai una prova di intelligenza più occulto e... sono passati altri minuti. No, da quando abbiamo chiacchierato sono passati 10 minuti almeno qui, uno lo tolgo. Quindi avete uno in meno. Quattro successi. Ok, fai una fiammata intorno a te, voi vedete questa fiammata avvolgervi, avvamparvi, ma non brucia. Io ne approfitto per... Adesso pelare. Arriviamo anche a te. Vedi che prende anche l'elfo, che rimane illeso, e vi sta versando del tè, delle tazzine, e rimane completamente... In giro non prende fuoco niente? Gli alberi prendono foglie, fuoco. Alberi, ok. Sì, alcuni alberi prendono fuoco. Quello era il mio scopo, sì, non sì. Fa danni. E l'elfo però rimane completamente illeso e sta finendo di versarvi il tè. Io quando si gira... anche dire... Non è la reazione che mi sarei aspettato. Si gira verso di voi e fa: non c'era bisogno di riscaldarlo, è già caldo. E ti allunga una tazza. Si sta sciogliendo la tazza e evaporando te. E qua devo fare il counter. Mi spiace. Sangue bollente, gli appiccico la mano in faccia e gli faccio bollire il sangue. Ok. 30 punti costa. Quel tè fa cagare. Ho finito l'essenza. Saggio. Devo fare io. Allora, adesso che hai bruciato tutta questa essenza, sono a zero di esterna. Ma domanda, okay. Nello specifico è perché volevi il caffè? O cioè... l'amaro! Dai, è una presissima per il culo! L'amaro! No, ma sto scherzando ovviamente, era cristallino. Perché? Sangue di olio bollente. Io ho fatto però... sei successi. No, non è contrapposto. Sì, sì. Devo fargli un attacco. Sì. Sì, ma lui ha la... ho fatto sei successi di schivare. Gli do un'altra manata. Fai non l'attacco si prima. Ah, giusto. Tutti magari. Devo fare almeno un dado di danno. Però è un attacco a mani nude. Quindi tirerò destrezza. Quindi non... Mai. Destrezza 3. Però parla. Posso... Dov'è Rissa? Posso leggere sangue bollente? Sì. Rissa è la seconda di Alba. È 0 in Rissa. E te
Non potrò mai. Uno. Non si consuma, fino a quando si attiva col primo attacco che colpisce. Lui si sposta e ti fa... Non c'è bisogno di essere così offensivi. Ma vada in faccia di nuovo. E se andiamo avanti lui continua a schivare, io continuo. Posso andare a casa. Voi intanto potete fare altro mentre lui si diletta in questa... Vai, attacca. Uno. Mi colpisci. Ho fatto zero. Attenzione. E gli altri elfi cosa stanno facendo? Gli scarico leggendo. Tutto. Leggendo. Non si sono minimamente scossi dal fatto che le loro piante siano in fiamme. Devo fare un tiro di carisma più occulto. Allora, carisma... La mia razza è... Terrier. La tua razza è un Boston Terrier. Ok. Devo vedere terrier. Quali sono le caratteristiche per... Capire cosa sto facendo in questo respiri momento. Male. Pacchissimo. Ah, c'ho cioè il respiro. Hai il muso un po' schiacciato. Due successi, che pacco. Perfetto. Io, tra l'altro, se posso, nell'andar via, lo prendo per la collottola. Chi? Te. Che cazzo vuoi da me? Allora, subisce. Cattivo, cattivo. No, ti prendo su con me. Torni utile. Ah. In parole tue, eh. Subisce un livello di danno letale non assorbibile ogni tick per essenza dello stregone, per successi per tick. Allora tu quanti successi hai fatto? Due. Quante quindi essenza dura, hai? Due. Due, quindi dura quattro round. Ogni round ogni round per quattro round prende un danno. Un livello di danno letale non assorbibile. Cos'è il danno letale? È quello danno. Quando fai non da urto. Ok. Quello urto che si barra non è aggravato. No, aggravato è quello che non si può curare magicamente. Letale si può curare, ma ci vuole del tempo, oppure con la magia. Urto si cura anche senza magia. E fa un cazzo e costa 30. Da come avevo capito io, per come è formulato, magari ho capito male, non ne prende uno per 4 tick, ne prende 4 per 4 tick. No, dice il bersaglio... A che pagina è? Dimmi il numero della pagina. 255. Grazie. Fa il bersaglio... Subisce un livello di danno letale non assorbibile ogni tick per 5 tick. Ah, ok, ok, perfetto. Niente, come hanno detto. No, è evidentemente così. È che lui ha fatto un successo. Sì, sì, certo, è andata male del tiro. Sì, vabbè, ma anche se ne facevo 20 di successi era un danno letale in 20 round. Ma non assorbibile. Vabbè, che merda, mi vedrà una bastonata di fuoco. Dipende. No, dipende. Cioè, con una creatura del genere sì, con una specie cazzo, so, con una cosa un golem, no. No. Io sono in braccio a Grindel. Ma in tutto sto casino, noi possiamo cercare di capire dov'è l'imperatrice? O... Allora, una cosa alla volta, perché perfetto. Con Alcanfer di mezzo è sempre un gran casino della Madonna. Colpisci il tizio, vedi che la sua pelle inizia a ribollire e gli esplodono dei bubboni in faccia. Però mi sembra. E lui si sembra completamente impassibile. Cioè, mi sta ancora versando il tè. Scusa, io ho medicina. Questa cosa, cioè, prima mi sembrava che potesse starci parculando da sfocchioso. Adesso è evidente che questo qua si sta facendo male. Sì, sì, dovrebbe probabilmente essere morto essendo un essere mortale. Anche perché i mortali muoiono immediatamente da questo incantesimo. Non c'è neanche il danno. Non c'è nel mio passare da corpo a corpo. Mi dici, voglio provare a possedere quel corpo. Se è un essere umano normale, o cioè un mortale normale... Prendi possesso del suo corpo. Io faccio un passo indietro. Io, beh, lasciando perdere l'elfo che sta bollendo. Prego, uno degli elfi che sono sull'albero. Vuoi provare? L'ultima volta che abbiamo dato ad Alice la palla. Alice è una giocatrice di vecchia data che gioca tanto con me. Tanto che, nel senso, in realtà Alice è anche mia moglie, come l'ho conquistata dicendo giochiamo gli andi insieme, la scusa più vecchia del mondo. L'ultima volta delle meno efficaci, tra l'altro. L'ultima volta faccio vedere la mia collezione di miniature. Esatto, allora, l'ultima volta... che abbiamo giocato a D&D lei una torre per lanciare i dati praticamente lei è arrivata a essere un fantasma e ha cominciato a usare la possessione del fantasma in una maniera molto molto laterale perché c'erano delle creature che possedevano altre creature e lei ha cominciato a possedere la gente per calciare fuori la gente, ed è stato molto difficile da governare da master, quindi molta attenzione. No, perché per farlo deve spendere un punto di volontà. Ah, comunque tu hai visto che dopo gli sta bollendo la faccia, io ho fatto tipo un passo indietro e per la prima volta mi vedi stupito che non so cosa fare.
E tu intanto che fai? Quindi vuoi possedere un elfo? Sì, voglio provare a possedere un elfo per capire che cosa succede. Devi solo spendere un punto di volontà. Voglio dare gli elfi senza non sono tirare normali niente, animali della compagnia, non possedere un elfo. Va bene. Io vedo che ce n'era già segnato uno. No, devi... Va bene, era di prima che riposassi. Ok. Voi vedete che anche dire che fa... E cade per terra, svenuto. Già visto, sì. Già visto, già io fatto. Mi avvicino e... Non ha più odore. No, non ha nessuno odore. Puoi mangiarla ora. Ma non è in braccio a manto? Esatto. Vabbè, non ne posso divincolare. Sì, Coletto, sì. Mi divincolo. Sì, ma ti sto aggiostrando tipo... Cioè, i tiri che abbiamo fatto sono per cosa cosa è PvP. Come faccio per divincolare? No, bellissimo. Per divincolarti è destrezza più rissa. Ok. E se, ma, e se Grindin ti vuole per forza tenere in mano è destrezza... più rissa che a zero. No, in realtà faccio ascendente più quanto sia che altra cosa e gli dico ti sto portando a uccidere gli elfi, sta buono. No, se lui non vuole tirare il contrapposto è riuscito 5 successi. No, ti ho mollato proprio, è un ti sto portando a uccidere gli elfi, smettila. Allora, quando arrivi nell'elfo, uno degli elfi che c'erano appoggiati sugli alberi, fai un po' fatica ed è la prima volta in 9 miliardi di anni che ti capita di fare fatica a scacciare l'essenza di una persona fuori dal suo corpo. E ne hai possedute tanti 9 miliardi di anni. Perché ti rendi conto che in questo corpo c'era già un'essenza che non era di questo corpo, okay. Che tu hai calciato fuori di violenza. Sì, sì. Grande, hai fatto il bis. Tu che vedi i fili che collegavano le cose, vedi che uno degli elfi non è più collegato all'albero. Capisco che è stato Karkadir, ho visto cadere. Beh, l'hai visto cadere, cioè. L'hai visto milioni di volte ormai. Karkadir ne ha separato uno. Cioè? Ne ha separato che cosa non significa? Non è più collegato all'albero. Cosa vuol dire collegato all'albero? In quel momento tutti gli elfi che sono... Non ho visto i fili? No, ve l'ho raccontato. Ah, è vero che scemo, sì sì, giusto, scusa, che è deficiente. Tutti gli elfi che ci sono lì nei paraggi, sì? Si girano verso di voi e vi dicono all'unisono in coro, esattamente con come se fosse una sola persona che parla, salite tutti i gradini, vi sto aspettando. Dopodiché tutti i cadaveri, tutti i corpi degli elfi, vedi che non sono più collegati all'albero e cadono come mele marce che cadono per terra. Prendo il tempo. Quindi piovono elfi, anche tutti quelli piovono elfi. It's raining elves. Alleluia, il training. Ok. Torna indietro al coboldo. Nel frattempo sta bruciando tutto? O non si consuma? Cioè ci sono le fiamme e non si consuma? O piano piano sta prendendo fuoco la foresta? La foresta intera magari no, però una bella parte per ora sì. Non è estate per cui prende fuoco così. Tu che di queste... No. Mentre sto andando su, mentre stiamo andando su. Sì. Tu che di queste cose per non me... Ho fatto una vita. Esatto. Sei esperto. L'imperatrice potrebbe cercare di possederci? Potrebbe riuscire a possederci? Come sembrava quella specie di essenza che ho cacciato? Cioè, allora, ti sembrava che fosse molto... avesse una volontà ferrea, mm-hmm. E che il suo scopo fosse preciso. Ok. Tanto che pensi che sia stata una trappola lasciarti prendere quel corpo, adesso che ci pensi. Perché vi ha messo in una situazione in cui se vi tirate indietro siete dei codardi perdenti. Okay. E se andate avanti avete fatto esattamente quello che voleva lei. Karkadir, ha cacciato qualcosa, c'era qualcosa dentro quel corpo. Non era solo un qualcosa per tenerli animati? No, sicuramente era l'essenza di qualcosa che gli stava comandando. E... aveva... Non sai se erano già morti erano mai. No, no, di allora, cioè, quello che sapete voi di Karkadir, lo sapevate già da prima, è che lui non può prendere possesso di cose morte. Ah, ok, perché io scaccio sempre tu ti puoi mettere solo al posto di qualcosa di vivo. Quindi non è possibile che fosse qualcuno che stava possedendo dei cadaveri e no, lei no, ha solo scacciato erano, quella erano elfi vivi e quindi lei li ha fatti uccidere apposta per dimostrarvi che lei può farlo. La domanda è, può farlo con noi? Molto da Gwen. Soltanto un codardo se ne andrebbe via in questo momento da questa cosa. Noi non siamo collegati all'albero, non credo che possa farci qualcosa così. A me è un soltanto interesse. Un codardo potrebbe andarsene. Hup, via! Disse l'essere di 9 miliardi che era scappato da qualsiasi situazione. 9 miliardi. 9 miliardi di anni. Che era scappato da qualsiasi situazione non gli andasse a genio. E io gli rispondo...
non me ne frega assolutamente niente di come posso essere considerato dal prossimo. Devo agire con intelligenza e devo capire se una volta arrivati su potremo essere soggetti alla stessa malia. Io intanto sto già salendo. Ma può succedere questa cosa? Cioè non... Allora, non è impossibile, nel senso che stessi esseri della tua razza in grado di possedere più di un corpo alla volta sono esistiti. Sì. Era come se fossero i grandi eroi della sì. vostra razza. Però non è stato impossibile. Se questa persona ha accumulato abbastanza potere da poterlo distribuire tra diversi certo, corpi, sì. E dato che voi siete le uniche sei scintille che lei non ha, sette con quella che ha lui in tasca, che l'imperatrice non ha e tutte le altre le ha lei. Sì. Ma neanche a me interessa cosa pensa di me quella caglia di Maiv. Quindi secondo me possiamo anche fare terra bruciata e farla uscire fuori. Hai abbastanza potere? Ho abbastanza tempo. Vuoi stanarla dall'albero? Potremmo rendere queste isole terra bruciata? Su cosa regnerà? La situazione di svantaggio in cui la possiamo mettere è comunque qualcosa che mi sorride. In ogni caso, ci mancano anche delle informazioni. Rendetevi conto di cosa potrebbe fare se veramente si impossessasse di noi. Più che quello mi preoccupa il fatto che se ci sta tirando così, nonostante sia conscia della mia immane potenza, avrà sicuramente un modo per fare qualcosa. Perché... Beh, ma noi abbiamo il cane. Avrà sicuramente modo di fare qualcosa. Finisce. Poi si è rotta. No, finisce... Pollo gigante. Quaglia, sì, esatto. Quaglia. Tu ci hai portato... Pogliana. Qui. Per un motivo. Ah, Nodens, sì. Nodens può proteggersi. Così vuole fare. Ah, Nodens, io, sì. Può proteggersi da questa minaccia, Nodens, mentre combattiamo l'imperatrice. Io non posso proteggervi, no. Uccello del il tacchino è Nodens. Non sapete dove avermi risata, ma la sentite proprio. Cosa c'entri? Io non lo sto insultando. No, mi sembra un dato di fatto. Cosa c'entri tu con Nodens? Io sono Nodens. È la terza volta che lo dice. Anche prima quando l'abbiamo incontrato l'ha detto. Mi metto a ridere. Io mi volto verso Dexter con un'espressione a togliere. Io nel frattempo stavo già salendo le scale. Per evitare questa scena, mi sa. Probabilmente sì. Mi ha già fatto la stessa scena in precedenza. Brava, che l'hai sempre visto fiero. Non ha mai chinato la testa per un momento. Se vuoi, puoi adorare un cane. Sicuramente. Poi me ne vado trotterellando. Tra l'altro, ricordiamo che Rotar è stato il primo vessillo vivente di Ramo e Karkedir. È un mindfuck. Quindi cosa vogliamo fare? Io vado su e cerco di darmi un sacco di mazzate. Se muoio, avrò smesso di adorare un tacchino. E vado. Io mentre salgo su un albero che sta bruciando, mi scaldo un attimo i ravioli di Krubal e me li mangio. Ti ridà un dado da 10 moti di essenza. Non posso massimo prendere 20? Sì. Mangiando in Dungeons and Dragons però. 3. Quanti ne hai? 3. 3 e 13 di base. Quindi in tutto 16. Perché noi non riposiamo mai. Nella miglior tradizione. No, è che un incantesimo per far 3 danni mi costa 30. Su 30. Anche tu invece di fare un attacco normale decidi di fare l'olio. Tu mi vai sull'ego con la gente che mi continua a versare il tè mentre do fuoco a tutto. Dei fasciami di meteore quelli. Che però non c'è di meteore che tipo. Tiri un dado praticamente. Sono le piccole meteore di Melf. Le piccole meteorine di Melf. Lanciato di nono. È però. Il piccolo meteorismo di Melf. Pioggia di meteorismo. Esatto. Oddio. Vabbè, se loro vogliono andare a picchiare, Rotar, tu sei sempre pronto, giusto? Anche dire tu che vuoi fare. Tu non sei mai pronto a combattere. Beh, io posso venire con voi e in caso te ne vai come al solito. Mi sembra sensato. Andiamo a dare fuoco anche a Maiv. E inizia a salire dietro di loro un po' scocciato. Salite le scale
e salite per parecchio tempo le scale, che vuol dire che recuperate altri 10 moti di essenza. Quanto tempo passa? Abbastanza da recuperare 10 moti di essenza. Che sarebbe? No, ma per le ferite. Ma decine di minuti. Decine di minuti recuperi altri 33 punti ferita. Cioè tutti, nel caso qualcuno sia ancora ferito. Era quelli i 10 minuti che ti chiedevo prima, e non per i moti. Salite. Vi ricorda qualche cosa? Avevo giocatori, ma non avevo i personaggi. Ma al contrario, perché... Esatto. Albero scendeva. Troviamo una moneta? Una piccola moneta di platino. La butto. Esatto, se ne fosse. Per tradizione. È un portafortuna buttare le monete di platino per le scale. Ciao J.J. E arrivati più o meno a metà dell'albero, non siete ancora in cima, vedete che si apre un grosso arco all'interno dell'albero, come se fosse l'ingresso di un palazzo. Quindi abbiamo salito per una trentina di minuti? Sì. C'erano ancora alberi alla nostra altezza o questo era l'unico che si stagliava? Okay. Dopo già 10 minuti che si arrivate non c'erano più alberi abbastanza alti. Ora siete parecchio sopra tutto il resto della foresta, tanto che vedete delle nuvole che vi passano addosso, cioè siete in mezzo alle nuvole quasi. E c'è questo grosso arco. La scala in teoria può salire ancora. Entriamo o saliamo? Voi che seguite Nodens. Odore. Vai, fai una prova di... un attimo, ma non posso risponderti. Più sopravvivenza. 2, 3, 4. Qua dentro c'è un odore più forte rispetto a quello che c'è di sopra e tu percepisci praticamente solo l'essenza ormai. Io okay. Vedo qualcosa con la mia vista magica. No, perché non essendoci più esseri viventi, vedi semplicemente che tutto l'albero è un pochino illuminato, ma non è... Mi piace per niente. No, non è una bella sensazione entrare all'interno di una roba completamente magica, legata a una persona specifica soprattutto. Deve avere un sacco di scintille se si crede così in grado di affrontarci. Era una pippa incredibile. Ho una domanda regolistica, qui non so se riuscirai a rispondermi, ma io non sto capendo. Allora, la gloriosa sciabola solare, che per me sono i gloriosi schiaffi solari. L'attacco solare, sì. Esatto. Mi permette appunto di evocare della luce attorno alle mie mani, che teoricamente fanno male malissimo alle creature del buio e magari anche agli altri. Ora, qui mi dice questo. Se sceglie... io posso decidere qual è la forma dell'arma nel momento in cui la evoco. Mm-hmm. Se decide... Se scegli un'arma agile e leggera con velocità 3, può dividere un numero di punti pari al punteggio di mischia, quindi il mio punteggio di mischia, tra la sua precisione, difesa e danno letale. Se invece scegli una spada più grande con velocità 5, può dividere un numero di punti pari al doppio del punteggio di mischia tra precisione, difesa e danno letale. Mm-hmm. Non so... come vengono formulate le armi, e quindi questo è, sembra ritorna tutto nel discorso che abbiamo fatto all'inizio della puntata. Esatto, cioè quindi precisione, difesa e danno letale. Io vabbè, ho mischia 5, quindi sarebbe 10 punti. Sì. Li posso dividere fra precisione, difesa e danno letale, ma in realtà non so cosa influenzano. Allora, la precisione ti aumenta il numero di dadi che tiri. Ah, ok, perfetto. La difesa, se usi parata invece che schivata, ti aumenta i dadi che tiri in parata. Il danno sta aggiungendo. Aumenti il danno, però prima devi aver colpito. Fantastico. Allora, ok, ora so cosa sto facendo. Perfetto, ti ringrazio. Ma era semplicemente per capire. O almeno, così è l'interpretazione che do io alle regole. Beh, mi sembra sensato. Okay. Regola zero. Mi dà dei ragioli. Io le avevo prese, che vi ricordate? Che se vi non ce le ha scritte, no. Non ce le ha scritte. Fodero. Spada. Fodero. Ok, niente, a posto. Beh, diciamo che la viola non le metterei proprio in pare col fodero, no. Ma va bene. Mi dura per la scena, vero? Sì, c'è scritto che mi dura per la scena se la evoco. È nel... Mi mancano 4. Aspetto l'inizio del combattimento, va? Che non si sa mai. Ok. Siete all'ingresso. Se volete entrare, ditemelo. Se volete continuare, no, mi servono 4 moti, però non ce li abbiamo. Io Se me lo dici, io sono un po' scarico. Hai bisogno di tac la batteria. Puoi crearla. Quaglia, no, posso darti la mia?
Devi creare delle fiamme. Scusa. Per bruciare la nostra. Dexter, già è abbastanza umiliante che stiamo adorando un tacchino. L'ha gonfiato per tutto questo tempo. Non potrebbe fare la stessa cosa che ha fatto prima con noi e restituirci un po' di energia. Non vorrei di prima. Possiamo provare sulla faccia di Rama subito perché è un invito troppo allettante. E che cazzo? L'hai chiesto. Dovevi aspettartelo. E intanto mi volgo verso di Dexter, non vorrei darti più energie per curare per dare aiuto a questo deficiente. Sfermo la fiamma, me l'hai appena chiesto tu. Il tacchino si è gigantesco. Il tacchino è gonfio da prima. Hai volato come un demente. Ma si gonfia solamente se io uso il mio potere su di te o su un altro. Appunto. Lui è gentile, mi ha curato. Potresti usarlo su te stesso. Non funziona. Ci hai provato? Sì. E lui è immune alle sue fiamme. Anch'io sono immune alle sue fiamme. Ma in maniera diversa. Sì, ma io non ci ho provato neanche perché faccio così. Allora, fagli gonfiare il tacchino un po', così magari poi si ricarica. Ok. Guarda che punto mi sono ridotto. Io vorrei farti notare, mentre gli sparo le fiamme in faccia, l'ironia di tutto ciò. Cercando di farti del male, il tuo dio diventa più potente. Beh, questo non dovrebbe essere un problema. No, però vuol dire che a lui va più che bene. Beh, ma non mi stai facendo male. Il problema è che il mio dio è un tacchino! Questo è il problema! Non cogli il punto della mia disperazione! E quanto vuoi andare avanti? Finché ci stiamo. Ok, Carchedin, intanto fai una prova di percezione più occulto. Intanto, cioè no, non vado avanti più di tanto, vado avanti al massimo un paio di minuti. Intanto i cerchi si assiepano attorno a noi. Cioè un paio di minuti di fiamme in faccia provocano un sacco di fastidio. Allora, 2, 4 Brava. 6. Solo 10. Oh, poi fa da 7 in più, non c'è bisogno di. No, o 10 o morte. Sì. Mano a mano che vedi che il tacchino mistico si gonfia, il forno è acceso, possiamo... percepisci anche che l'albero assorbe parte del potere del tacchino. Okay. Come ok? Non è ok, dicelo. Ok. Ah, vai, ci vorrà più tempo. Anche ti odio. Ma una cosa, noi siamo davanti a una porta aperta. È un arco, non è una porta, è proprio solo un arco. Si vede dentro quest'arco, buio. Legno che prosegue. Beh, direi che può passare. Adesso così. Che c'è la sua fiammata, vedete un po' più in là, vedete che è il tipico ingresso di un palazzo. C'è un lungo corridoio come se fosse il ponte levatoio. E poi c'è una specie di... potresti pensare che sia un cortile, perché entra anche della luce da sopra, sì. Un pochino. Tra le foglie e vedi che c'è un qualche edificio. Io durante questo processo umiliante grido Grindain, un po' di avanscoperta, almeno sappiamo dove stiamo andando. Io quando mai sarei tornato in gruppo con voi da che ho detto che mi ero spostato? Io do per scontato che tu mi stia ascoltando, non è che ho bisogno di vederti. Lui è a Temes che sta bevendo con le guardie. Io esatto, non vorrei rompere le uova nel paniere. Ecco, per fare una frittata bisogna rompere un po' di uova. Bisogna rompere un paniere. Ma l'albero, oltre che al piccione, stanno assorbendo l'energia. Questo è male. Beh, penso che sia ingrassato abbastanza Nodens, no? Quindi ora lo spremiamo, come funziona? Non lo so, fai quello che hai fatto l'ultima volta. Puoi rimpicciolirti, Fenice. Tipo è grosso quanto un cavallo. Fa la fiammata. E recuperate, ho tirato prima 25 moti di essenza. Oh, grazie, tacchino Nodens. Grindan, intanto che è andato avanti, sei salito. Dai, è assurdo, cazzo. È un po'. Grindan, dall'alto, ormai è praticamente in cima all'albero. Ok. E può vedere dentro, vede che. Sopra le fronde effettivamente sono abbastanza fitte, ma non abbastanza da impedire completamente la luce di passare. Quindi è cavo? L'albero al centro è cavo, è praticamente pieno fino a dove si sono fermati loro. Dopo è completamente cavo. Ok. E dall'alto vedi che al centro c'è una specie di torre, come potresti aspettarti la torre di un mago.
con l'architettura inutile perché tutti in una torre, non ci sono scale in giro, è tutta una roba alta e basta. Però non occupi il piano terra. Peggio, perché è anche elfica, quindi è tutta anche arzigogolata e con delle, dei motivi floreali, art nouveau che... Ok. Ah, è Liberty? Ah, è un po' Liberty. Che bello. Esatto. Tipo Parco Güell, però okay. Elfico. Fastidio. Ed è questa torre, saranno una cinquantina di piani di torre. Miseria, io comincio a scendere. Dentro. Dentro, con calma. Sai, quando si sta nascosto, ma attendo. Allora fai una prova di eludere più destrezza per restare nascosto. 4, 3, mi tirano 7, 9, 10. 3, 6, 7. Uno, due, che merda, tre, che merda, quattro, che merda, sì, quanto tre, loro hanno fatto quattro, sono riusciti a vedere Grimdain. Allora dov'è? Dai, come si dice, sei perfettamente nascosto e intanto stai giocando tipo monetina con la scintilla. Ci vuole stile. Allora, vediamo se ti prende con la freccia. Grazie. Prego, io non tiro più questo perché è la quarta volta che tiro. Per cagare la minchia. 2, 3, 4, 5, 6. Ma però. Schivare. Schivare più destrezza. Era 10, no? Quanto hai di schivare più destrezza? Tu? Io 10. No, non lo so, dovrebbero essere 8. 3, 6, 8, no, erano 10, sì. Ustia. 1, 3, 5, 7. Vedi la freccia che ti si pianta qua, di lato, la senti appoggiata sul collo. Schiva questa. Salve! E vedi che c'è un messaggio legato alla freccia. Schiva questa, c'è scritto. Non da questa parte. M. Ok, allora prendo il pozzo in verticale e comincio a scendere direttamente. Bravo! Inizia a andare un po' più spedito verso il basso. No, destra, è risalito tu. Ma io mi siete, mi avete raggiunto. Ma tu no, scendere sto scendendo tipo scivolata. Tokyo Drift, lungo l'albero, fantastico. E mentre voi voi iniziate a entrare? Sì. Io accendo il bastone per fare luce. Mentre accendi il bastone, senti. E di fianco ti arriva Grimmel. Oh no, Lulu, arrivo! Ben arrivato. Ciao, nonno Lulu. Mentre camminiamo, io provo a fare una cosa che non ho ancora fatto mai. Ovvero provare a concentrare una parte della mia essenza, magari spendo un moto, ma magari lo butto via, però. Spendo un moto e provo a concentrare la mia essenza in una delle gemme della mia armatura. Vediamo se succede qualcosa. Ok, sei ferito? Sì, di uno. Ok, ti curi di 5. Ho capito cosa serve l'attivato. Molto bene. Ulla madonna. Molto bene. È un artefatto da? 3. Lo puoi usare 3 volte a scena. Sti cazzi. Perché vedi che una gemma sia un po' consumata. Beh, va bene. Sai, è tanta benzina. Molto bene. Davanti a voi c'è questa torre. La porta è aperta. Non stanno facendo assolutamente nulla per impedirvi di entrare. Su non c'è niente, ve lo dico. Ok. Frecce. Ma nient'altro. Beh, messaggi. E dove indica? Ma la gola. C'è una freccia con scritto gola che indicava. No, indica la gola, ma non c'è scritto su gola. La gola dell'albero. Anche. Non sei mai chiaro. Scendiamo. Blu. Salite. Puro. Ah, saliamo. Scendiamo, andiamocene, va a far più. No, adesso è un tacchino. Va bene tutto. Entrate nella torre? Sì. Eh sì. E come direbbero in un famoso show della BBC, it's bigger on the inside. Oh. Ma non è assolutamente piacevole il
territorio che vi trovate intorno, perché non sapete più da dove siete entrati. Non c'è una porta dietro di voi. Merda. L'ho già vista questa. Io mi prendo malissimo. Non c'è il pavimento. Non c'è il soffitto. Ma sentite... c'è la cucina e il vasino. Esatto. E... era bella, bella davvero. In via dei matti. No, dentro a quell'albero. Regola zero. voi due in particolare, anche Rotar, ve lo ricordate? È dove avete ucciso Mordiggia. Ah, io mi immaginavo qualcosa di non euclidio. Ci ho passato abbastanza in un labirinto. No, no, tu avevi almeno un... cioè, c'era qualcosa. Qua non c'è niente. Ale. È... il nulla. Che bel posto di merda. Ci mancano un paio di cose. Oscurità, completamente. Un drago. No, la cosa strana è che ci vedete, ma non c'è luce. Non è Mordiggia. Vero. La moglie di Mordiggia è Maiv. Ah, e quindi quella cagna puttana la uccideremo uguale. Non mi sembra un posto che ci offra molti vantaggi tattici. Questo è il posto dove dobbiamo giocarci tutto, come abbiamo fatto con Mordiggia. Dobbiamo sacrificare tutto per annichilire i nostri nemici e fargli capire che non devono essere i nostri nemici, che non è salutare essere i nostri nemici. Così dopo ci ritroviamo da capo e lui e i nostri nemici tornano. Diciamo che è vitale non essere i nostri nemici. La prossima volta cerchiamo di, invece di annichilire il mondo, di provare a, non so, dargli una direzione, magari positiva. Ma io gli ho data positiva. Bene, abbiamo dato la direzione con un grande calcio in culo. No, qual... ok, questo mi entra a metterlo tutto. Io a parte distruggere quello vecchio e creare quello nuovo, non ho cos'altro vuoi. Cosa? Di questo io non so niente, ovviamente. Neanche io ho avuto solo sogni nell'immenso nulla dopo che siamo... Ok, non è stato un grande impegno volendo, però, insomma... Ma siamo quindi in un labirinto o sembra... Nel nulla cosmico proprio, siamo come se fossimo nello spazio. Provo a muovermi. Ok. Provo a muovermi in una direzione. Bastava pensarlo, se non sbaglio, provo a pensare di essere lì. Sei lì. E tu stai, ti stai muovendo in quella direzione. Ok, va bene, beh, cioè, mi basta... Perché la tua mente sta pensando di andare in quella direzione. Ma l'hai fatta lunga. Lunga? Forse. Ma mi sto divertendo. E la voce riempie completamente tutto lo spazio intorno a voi. C'è proprio un cazzo da fare, eh? Forse. O forse ho tutto il tempo del mondo e mi manca solo qualche secondo che voi avete ancora. A cosa ti servono tutte queste scintille? A non lasciarle a voi. Non sono tue. E non dovrebbero essere vostre. È così debole. Le abbiamo viste, sono corrotte dalla tua presenza. Le vostre sono corrotte dalla mia mancanza. Allora prova. Ma questa è una bella frase. Sì, brava. Che applausi. Dai. Te la sei preparata per quanti secoli? Non ho bisogno di preparare certe cose. Non sono un essere inferiore come voi. E intanto cerco di individuarla. Mentre parla cerco di capire se c'è qualcosa che mi possa suggerire dove è un tiro di percezione più consapevolezza. Io vedo l'invisibile meno 4. Io che vedo l'invisibile? Tu che vedi l'invisibile non hai meno 4. Ah, io un dato ce l'ho. Invece la più consapevolezza meno 4. 6. Bene. È tutto intorno a te. La Madonna! Bella volta, forse. Grande! 9, 9, 9, 9, 9? 10. E la. Ma che te l'ho fatto? 6 successi con 5 dadi. Grande. Su percezione per trovare delle tracce. E vedi? È sempre così. L'altra volta ho tirato tipo 9 dadi, ho fatto 9-10. Sì. Per cercare delle tracce inutili. Sì. Qua non sono inutili perché vedi, tu sei l'unico in questo momento che vede una figura. Ha un lungo mantello, è in armatura e ha un enorme maglio. Calare sulla testa. No, sta venendo tranquillamente verso di voi. E dietro di lei vedi quelli che saranno, una sessantina di guerrieri in armatura. Visto che io, in teoria, con nuovi poteri, sono super specializzato sugli spiriti, che ho lo sguardo dei cenni spiriti, l'attacco trancia spiriti, eccetera. Posso provare a... Quelli dietro di lei sono tutti spettri. Muovere dicendomi noi non siamo qui, siamo lì, spostare tutti.
Allora, per spostare solo te non c'è bisogno di fare niente. Per spostare tutti gli altri devi fare una prova di carisma più occulto. Ok. E devi fare almeno 3 successi. Tutti 9 adesso. 1, 2, 3, 4. Ok. Voi vi sentite... Di fianco a lei. Neanche trascinati. Semplicemente sapete di essere... un pochino più spostati. Okay. Non sapreste dire in avanti, indietro, in su, in giù, a destra, a sinistra. Non siete dove eravate prima. Però comunque non vedevate nulla neanche prima, quindi. Loro non vedono niente? Loro no. E noi siamo di fianco. Tu adesso la vedi molto meglio. E vedo che loro si guardano intorno. Sì, esatto. Sì. È lì! Ma Eve, adesso che la vedi più da vicino, è probabilmente solo quello che rimane del suo cadavere consumato da migliaia di anni di corruzione. Non ha più nemmeno uno straccio di carne o di pelle addosso. Non si vede neanche che era una donna un tempo. No. Ok. E l'inzilo. Se ne prova a misurare il bacino. E ha un enorme maglio che adesso sta spostando per colpire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 di non più. Non posso fare l'azione. ma io sono troppo basso per essere non posso fare l'azione? Basso. Contemporanea magari. Fai così, facciamo scusa, posso? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono piccoli. Va bene. 7. Rama. Beh, iniziativa, no? Iniziativa. Ce l'abbiamo fatta. Com'è che era, scusami? Un di 10 più carisma più erboristeria. Grande, 9 più 20. L'ultimo, porca puttana. Io sempre vengo. Qual era il... Prontezza di spirito più destrezza. 13. 3, 5, 8, 17. Io ho 7. No, sono l'ultimo! 17. Torna a giocare con noi, ti prego. 16. Quanto hai fatto? Bravissima! Ho fatto più di un qualcuno! Più di un qualcuno! 16. Grindine! Sono emozionato! Grindine! Sinceramente non si aspettava che lo teletrasportassero in mezzo a qualcosa. Intanto non ti ho fatto capire che tu eri lì. Non sei in mezzo a niente in realtà, sei nel nulla come eri un attimo prima. Pena, scusa, posso dire una cosa dello sguardo di Scemi Spiriti? Perché dice... Gli spiriti non possono nascondersi dai legiferi. Gli spiriti come i demoni, i fantasmi e gli dei. Sono spiriti, non sono mortali, sono spiriti. Allora, io provo due cose. Uno, in realtà conseguenza. No, uno, provare comunque a vederci. Perché? Ok, è una prova di percezione più consapevolezza meno 4. Percezione 3, consapevolezza, dove cacchio? Qua, grazie, 3, sarebbe 6, meno 4, 2. No. No, direi di no, non vedo niente. Non vedendo niente... Mi nascondo. Mi cago un po' sotto, perché non è bello. Ma non c'è niente dove nascondersi. Ho soltanto il pugnale come arma, quindi tiro fuori quello, lo metto davanti a me ed è un brutto posto, poteri. Proviamo a caricarlo d'essenza. Ok, quanta essenza ci metti dentro? Beh, ce ne metto dentro 3, è un buon numero. Va bene. Fai un tiro come se ti stessi nascondendo. Eludere più destrezza. Quindi 10. Sì. Cosa? Questo prodigio ha il permesso esplicito di supplementare azioni che usino altre abilità. Grazie, grazie. Peraltro hai il permesso esplicito del preside. C'è scritto. Cioè, no. Sì, perché fa un danno aggravato alle creature immateriali. Però poi dice, questo prodigio ha il permesso esplicito di supplementare azioni che usino altre abilità. Notate... Che se il personaggio non riesce a dirlo, ho meno 2. Perché, e poi nelle parole chiavi sono combo ok. Sì, anch'io combo ok. Sì, perché potete fare. In teoria potreste farvi dei pacchetti che fanno una combo. Tirato anche il 7 là. Con un'azione sola? E con un'azione sola fate. Ah, io l'ho fatto. E cosa cambia? Devi dividere i dati. Che non fai equazione? No. No, no, però devi creare un prodigio apposta che diventa la tua combo e non lo puoi più usare separatamente. Ah, ok, che puoi dire questo prodigio lo puoi innescare nella combo. Esatto. Hai detto ok, quindi evidentemente combo ok. 4. Ma è il permesso esplicito? No, dipende. È esplicito, Dobbiamo chiedere al dirigente scolastico. Sì. Voi vedete... La firma dei genitori. Voi vedete scomparire Grinda nel nulla. Che strano. Sei invisibile per 3 round perché hai speso 3 monte. Non a me!
Non a lui. Vabbè. Sì, vabbè. Non ti ho mai rubato niente. A no, te. A me forse. No. No, mi hai ridato roba in realtà. Infatti. Sì. Cioè, hai anche attribuito un omicidio che non era suo. Ma poi mi hai risuscitato e mi hai salvato da... Senti, io ho i denti, ce li ho tutti in bocca. Sì, e tocca a te. Cioè, il dente che ho al collo non è mio. No. Ok. Ha dello sbarrino sopra. Dentro. Lo spezza. è una pepiera. Vabbè, io... Cioè... Vabbè. Devo per forza. La domanda è un'idea, scusa. Vabbè, azioni da poter svolgere. In teoria le ho finite in tutto. Costo tutto. Allora, come in vampiri puoi decidere di fare. E l'abbiamo già fatto sto discorso. Lo so, ma puoi decidere di fare più azioni. Se decidi di fare più azioni. Dovevo dirlo prima che devo togliere dei dadi a quello prima. Dimezzando. Esatto. No, non dimezzando. Però ogni azione in più che vuoi fare è un meno uno. È in più o anche quindi la precedente? Allora, se vuoi fare 3, la prima è meno 3. Se vuoi farne 2, è meno 2. No, meno 1, meno 2. Ok. Se vuoi farne 3, meno 1, meno 2, meno 3. Va bene. Basta. Tipo riflessivo fase 10. Io mi devo orientare con olfatto e udito. Parlare con voi che è il sacro evidente. È evidentemente sacro. Quindi. Allora, se vuoi vederti intorno, percezione più consapevolezza o sopravvivenza, scegli. Faccio. Vabbè, uguale, 6 dadi. 3, 6. Vediamoci intorno. Minchia, che merda. 3. Ok. Non li vedi, però li annusi anche perché. Adesso senti proprio il puzzo. Prima era solo un odore facile da seguire. Adesso ti rendi conto del perché. È come un cadavere buttato in un angolo a marcire in acqua. Sì. Che orrendo. Orrendo. E ha un odore veramente schifoso. E ti rendi conto che un odore particolarmente forte arriva da davanti a Rama. Ma anche tutto intorno a voi ce n'è parecchio di questo odore. Se sarà pisciato addosso arriva da davanti a Rama. Ok, va bene. Rama, io richiamo il potere della luce a me e attivo... Urli attacco solare o non funziona? Io urlo gloriosi pugni solari. Gloriosa sciabola. Io in realtà sto raffica attivando... di pugni normali. Esatto, raffica pugno serio, serio, secria. Allora, ora. Spendo 6 moti e da adesso in poi, se queste sono creature dell'oscurità, evidentemente sì. Adesso mi divido i bonus. Ma tu non le vedi? Ma sì. No, non lo so. No, io allora. Io non ho guardato tutti i miei poteri anche degli spiriti, non ho alcun modo di farvi vedere la roba. Tu hai detto è lì. Io intanto. Mi attacca alla cieca. Io, ma intanto accendo la luce, magari poi ci vedo qualcosa. Da adesso in poi, al di là del fatto che i bonus che adesso mi divido. Tutti i miei danni contro le creature dell'oscurità sono aggravati. Ok, non era un'azione questa. Minchia. Sì. Non era un'azione. Non era aggravati? Un'azione. Sì. C'è scritto, aspetta, Leggiamo. E tu fai tipo 10 danni. Questa lama è se... ok, che infligge danno aggravato contro le creature delle tenebre, durata una scena, ed emana luce solare brillante come quella di una torcia. Non facciamo a cambio, ti do il sangue con le altre. Che fa 2 danni in niente. No, ma peraltro io adesso mi divido mischia. Tra sui danni anche puoi fare. E tra secondo me devi avere precisione. Io la divido a metà fra precisione e danno. Te ne fotti dalla parata? Mi fotto dalla parata, ovviamente. Tanto mi curo con un moto, mi curo di 5. Allora, così che muori. Però vabbè, allora. Sì, io mi prendo 5 di bonus sulla parata e 5 di bonus sul. Tra l'altro esiste l'artefatto di Alcanfer in questo gioco. La grande tetrafalce. La mega fa tetra danni, certo. Ok, ho fatto questa cosa, non è un'azione, e quello che faccio è colpire alla cieca 2 volte, do coio meno 2 perché alla cieca meno 2 e vuoi fare 2 azioni perché hai 2 colpi, un'arma 2 colpi, quindi è solo il meno 2 della... Perfetto. Alla cieca. Certo. Allora, io io spendo anche per tecnica della Tigre America, perché sai se prendo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e tutta questa è precisione. 5, 5. E spendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moti. Minchia, sono già 18 su 29. Però se faccio, faccio. Sto leggendo questo paragrafo qui per curiosità da 5 minuti. Non riesco ad arrivare oltre la quarta riga che non ho capito cosa ho letto. Sì, in effetti di tutto. Quanti dadi stai tirando per curiosità? Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 25 in realtà. Perché 25? Allora, io tiro 10 perché tiro forza 5 più arti marziali 5, 5 di accuratezza in sì. più e arrivo a 15 e ho speso 10 moti. Io ti danno un dato in più spendere i moti. L'eccellenza, ho una cosa che si chiama eccellenza, ogni punto di moto che spendo un dado in più. Aggiungo più uno al danno. Esatto. Pensa uno che gioca quella cosa lì con due dadi da 10. Ma devo tirare un altro. Devi tirare un anno e mezzo. 1, 2, 3, 4. Lei ha fatto 5 successi. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ho fatto 11 successi. Meno 5 fa 6. Meno 5 fa 6. Data la tigre, questi 6 sono 12. E sono tutti aggravati se lei è dell'oscurità. Allora. Yesh, da! 12 aggravati se lei è dell'oscurità, altrimenti 12 punto. Quello che vedi tu è che. Ma che cazzo! Lui dà una spadata alla cieca, colpisce Maiv. Quindi per me non la sta dando la cieca. E vedi che lei sorride, per quanto possa sorridere uno scheletro, quindi inclina la testa un po'. Ma certo, un po' gracchiante. Un po' gracchiante. E degli spiriti intorno a lei muoiono. Oh, gli spiriti. Sono morti gli spiriti, stanno assorbendo le sue ferite. Cosa? Ho colpito qualcuno! Hai colpito lei! Bene! E sta. Dovrei colpirla tante altre volte! Guardando l'orda degli spiriti. Ah, ma Eve! Non no. tocca mai a me. No. Ma Eve attaccava lui. Sì, sì, infatti. Lo ricordo, scusate. Non che io sia stato utile in questa sessione, no, grazie. Queste erano 13, 14, 15. Allora, tu volendo puoi comunque provare a schivare, ma alla cieca hai comunque meno 2 come ad attaccare. Mi sembra giusto. Sì, cerco di schivare. 2 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. E anche lei non ti fa bene, mi sa. Io ti do 7 dadi. No. Non sei morto. Vale? 1, 2. Vale? Vale 8. 3 successi. Quindi 14 meno 3, 11. Sperando che non siano letali. No, cioè, non sono letali. Ok, ma sono peggio. Ti fa 11. No, diminuisce di 11 i tuoi dadi di attacco. Di 11. Per quanto? Chi lo sa? Una scena. Riduce la riserva di dadi di un attacco. Di un attacco. Quindi del prossimo che fa? Sì. Ah. Che però dura per tutta la scena. Cioè, se lui non attacca più. Sì, no, stavo già pensando di andarmene. No, ma perché io fiamma! Tipo Ultraman, però al contrario, cioè non difendi gli innocenti. E gli dà la sua difesa. A chi sta? Contro di lui. No, la difesa contro il primo attacco che riceve. A chi sta? In realtà non ti ha fatto nulla. Cioè, hai solo sentito la tua forza spirituale diminuire. Ma io l'ho visto che lo colpiva col maglio. Sì. Però non hai. Ti ha colpito e ha fatto qualcosa. È come se mi avesse rubato qualcosa. Dexter. Hai detto che ci sono degli spiriti che stanno. Dietro di lei, quasi un centinaio. Indicameli. Faccio così. E non di fianco a me. Gli spiriti. E. Qualche metro più avanti. Io chiudo un attimo gli occhi e dico al camper evoca delle fiamme dove sono loro. Schema respingi caos in mezzo agli spiriti.
giusto, ci vediamo fra due giorni. In pratica vedete che trovate un cerchio per terra, tipo Fullmetal Alchemist. C'hai e diventa e diventa un c'hai il diagramma scacciaspiri. C'ho lo schema di spingi caos. Ah, ok. Perché io c'era il diagramma scacciaspiri. Mi sa che tu è meglio. Perché questo è tipo il guscio antivita. Questo dovrebbe essere una specie di dicembre di legge, una cosa del genere. Sì, praticamente quello che aspetta, dov'è? È qua. Lo schema respingi caos. Allora, ti costa 8 moti. E la cosa funziona alla grande. Perché intorno a te, in un'area abbastanza grossa, per un'ora, per 3 metri per essenza, quindi 9 metri intorno a te, si vedono gli spiriti. Perfetto. Ottimo. Non hai speso ancora 10 moti, quindi non si attiva ancora la tua essenza. E sta... ad Alcanfer. Non sta a rota? No, io già... Lui ha già fatto. Io guardo Maiv. Ti ricordi di chi era questo? E gli faccio del bastone. Mi giro verso gli spiriti. Mi faccio... Sei stato servito a questo bastone, ora dacci una mano a distruggere questi spiriti! Spezzo il bastone sul ginocchio e faccio... Vieni, signore delle salamandre! E provo a fare qualcosa anche spendendo... Quello che voglio e volendo potrei evocare anche un demone, ma... L'imperatore Gremisi. L'imperatore Gremisi. Che era il signore delle salamandre, no? Sì, era il signore delle salamandre. Allora, fantastico. E brucia queste anime! Sono spiriti! Quello era il dungeon dei vampiri. E dove ho preso il bastone. Sì. Dei vampiri magici. Sì, sì, ma quelli facevano male i cani, mi ricordo. Le nebbie vampiriche. Ah, le nebbie vampiriche, che io, esatto. In cui mi ricordo benissimo che avevo tipo... tot incantesimi anche di quarto e quinto e li ho usati tutti per fare solo palle di fuoco. Non dimentichiamo la disgiunzione. È vero. Che ti ha disgiunto l'amuleto del potere. È vero. Mamma mia che rosicata. Infatti lo spezzo ancora più incazzato. Di ignoranza proprio. Ok. Io ho 3 di artefatto se ti interessa. Allora, 3 di artefatto si somma alla sua forza e alla sua destrezza e al suo attacco. Che ti tiro? Quando vuoi attaccare, quando tocca al demone, che tocca appena dopo di te, tiri 3 dell'artefatto più 4 della destrezza sua più i 3 di arti marziali. Ok, arma, quel cazzo che è. E cosa esce? Quello che vedete è che spezzando il bastone, per un attimo hai una sensazione di déjà vu, perché parte una fiammata in mezzo a questo mare di spettri che vedete. E ti ricordi uno scheletro gigantesco con le anime che vomitavano fuori dalla sua bocca? Pardon, no. Scusa, no. Una cosa importante. Io ho fatto 5 danni in più. Perché dei 10 che avevo, 5 li ho messi in precisione, 5 li ho messi sul danno. Mm-hmm. Sai. E non avevi spezzato il bastone, spezzato. Però avevi fatto una fiammata con il desiderio. Non mi ricordo neanche più che cosa avete usato. Era un altro artefatto di qualche genere. Vieni, imperatore Gremisi! Voi venite inondati dalle fiamme. Vedi la fenice che diventa ancora più grossa. Abbastanza grossa da diventare un famiglio che può attaccare con 6 dadi. Ok, attenzione. Che agisce appena dopo di te. E davanti a voi, alto come... saranno 2 troll, uno sulle spalle dell'altro. C'è questo serpente con le braccia. La schiena è completamente, invece di avere le tipiche squame da salamandra elementale, è una colonna di magma che sta colando per terra. Distruggi i nostri nemici e sarai libero! Sono già libero, ma lei non doveva riportarmi qui! E tira un... Picchia Maiv? Sì. Picchia gli spiriti! E lei ha 11 dadi di difesa più i suoi. Sì. Per questo tiro, fortunatamente. Beh, già è tantissimo che gli fai spendere. 2, 3, 4, 5, 6. Vabbè, giusto, gli faccio spendere e poi magari la fenice fa qualcosa. Sono 6 successi.
Allora, 1, 2, 3, 4, 5... No, ah, il danno dello sfregio! Sì! Non solo, segnati che fa 6 danni più i successi. Ustia! 7 danni allora. Sono mega danni? Sono mega danni. Bene. Quindi aspetta, me lo segno, aveva 4, aveva di, 4 più 3. Di destrezza più 3 di rissa. E più 3 dell'artefatto. Più 3. E fa 6 più successi. 6 più successi. Sì, brucia tutto. Che anche dire? Allora, vediamo. Prima di tutto, lo schermo di Antichaos che lui ha. Mi adesso sei afasico. Cazzo. Perché quando cerchi di neanche proferire, già solo pensare alle parole fai molta fatica. Perché tu sei talmente avvezzo al caos nella tua mente che pensare ordinatamente è innaturale come per l'acqua risalire la corrente. Ok, capisco che arriva da lui questa cosa. Sì, anche perché è già successo in passato. Allora al retro. A retro, meravigliosamente. Con la mossa del gambero. Esatto. Però continuando a guardarlo. Niente, niente. Così. Zopper. Esatto. La danza del corteggiamento di Zopper. La novella, la novella. Quanto devo andare lontano? E se posso devi uscire da quel cerchio che era di 9 metri. Ok, una volta fatto questo, ho abbastanza fastidio e provo a evocare il demone. Oh, bene, vai. È una prova di intelligenza più occulto, se non ricordo male. Ok. Buio. Allora, 2, 3, 4, 6, 8, 8. Ok. Oltre al tacchino che è diventato ormai un ciocobo, oltre alla salamandra che è il ciocobo di Nodens. Stupido idiota. Il ciocobo Nodens. Che è il ciocobo di stupido idiota. Era Nodens. Era Nodens. Ora si spiega. Ora si spiega perché mi ha abbandonato. No, i coboldi no, non ce la posso fare, me ne vado. Oltre al signore delle salamandre, si apre un circolo per terra e dal nulla vedete dei tentacoli neri. Hai evocato anche tu demone? Il corruttore. Compagno. È il corruttore. Tra l'altro Maiva è la dama in nero a questo punto. No, la dama in nero c'era lui in mano. Mamma mia quella. È un ammasso informe, nerastro, con tentacoli che si allungano e... Io non l'ho mai visto. Si tiene lontano dal coboldo. Si tiene lontano più che altro da sia dal coboldo che dal suo cerchio. Coboldo. E allunga i tentacoli. Secondo me più del coboldo. Più del cerchio. Più del coboldo che il cerchio. Segnati che per attaccare attacca okay. Con 3 e 3. 3 di occulto e 3 okay. Di forza. Va bene. Non segnartelo, ma anche a parte te ha un meno 10 ai dadi per ogni coboldo, a parte chi l'ha evocato, entro 10 km. Minimo. Quindi non attacca, purtroppo. Bene, c'è un coboldo. No, c'è un coboldo. Ma io ne ha tenuto uno. Apposta. Nel caso. Ma soprattutto, quando colpisce, sì. Puoi... trasformare parte del danno, cioè non fai del danno, ma puoi restituire senza qualcuno. Ah, ok, va bene. Minchia. Tutto o parte. Va bene. È bellissima questa cosa. E okay. Tocca al corruttore in teoria, perché agisce subito dopo di te. A due mani. Loro cercano di parare i colpi. Ha fatto 4 2. 2. Sono 2. Voi non li vedete perché sono fuori dal cerchio. Tu sei l'unico che vede che il corruttore la telecronaca. Allunga i tentacoli verso gli spettri. Il corruttore allunga i tentacoli verso gli spettri. Però con la voce di Ciotti la devi fare. È difficilissimo.
o come i telecronisti delle Time Bokan, allunga il tentacolo verso gli spettri, e gli spettri non si spostano, si dissipano. Per poi ricomporsi quando... E in questo momento la giocata da parte degli spettri è: vedi il tentacolo verso di te, lo prendo. Adesso sono perso un attimo. All'interno del cerchio, però invece vediamo tutti. Quelli all'interno del cerchio lo vedete. Vedete Maiv che ha questo maglio, non ha più pelle o carne addosso. Capisci che Maiv solo perché sembra il boss. Ha un'armatura e ha una M gigantesca perché è una tamarra incredibile sull'armatura. Ha un mantello. E sia l'armatura che il mantello sono in perfette condizioni, non sono rovinate come ti aspetteresti da uno zombie. Per ora. E sta Grimdain. Grimdain, ora che vede dov'è Maiv, le ruba il maglio. Le ruba. Ho scoperto che non potrei, per questo adotterò una tecnica secondaria. Scappo. Siccome sono invisibile, ci ho pensato. La palpita. Sì, esattamente, più o meno quello. Per lo scheletro, le ossa. Ma è semplicemente per una questione di... Siccome sì, è un po' scheletrica, e quelle scheletriche piacevano a lui. Sì, mi ricordo. Le convertiva. Ecco. è vero. No, ridevo per il colpo del bollitore di ferro. Scusate. Vabbè, è Ranma? È la tecnica delle castagne sul fuoco. Ah, giusto. Io, siccome sono ancora invisibile, mi avvicino e la mia intenzione è di mettermi tra le sue braccia. Mm-hmm. Nel momento in cui alza il maglio. Mm-hmm. Per poter controllare i suoi movimenti, in pratica. E tu immaginati una che tira giù il maglio e io sto lì in mezzo. Ok, molto Aikido. No, più che altro io ho un pugnale, quello ha un maglio gigante. No. Va bene. Le dai meno 4 dadi. Eh sì, quando lo fa, siccome come azione che mi volevo prendere è cercare di tagliargli le mani. Però Rotar. Adesso vedi tutto anche tu. Mi tolgo il mio dentino, me lo arrotolo a una zampa, così gli tiro cartoni col dente e vediamo se funziona. Guardo loro e i demoni smidollati e parto dritto. Esatto. Da quant'è il tuo artefatto? Da tre, vero, mi ricordavo. Sì. Ah, è tipo fumetto, mi parte il pensiero in contemporanea alla sua azione. Oh cazzo, io sono invisibile. Adesso vediamo. Non a me. No, ma Rotar che fa più 16 danni letali, sì. Ad area? No. Ah. Però se sì, manca uno. Ah, ok. Ok. Vai, tira. Allora, io spendo 6 moti. E uso forma dell'eroe solare. Ok. Raddoppio, ne spendo in realtà 7 perché ogni volta che voglio usarne l'effetto devo spendere un moto, quindi ne spendo 7. 6 per attivarlo e 1 per usarlo. Raddoppio i successi sul tiro di danno, quindi conta doppio. Quindi per prenderlo a pugni, destrezza più rissa. Forza più rissa. Destrezza più rissa. Destrezza. Sempre per colpire. Sempre destrezza per colpire. 8, 10. Tutti 10. Magari. A noi Gianni. 9, 7, 8, vabbè, 8, buono. 7, 7. Ho fatto 3, 4, 7 successi, 14. No, aspetta, sul tiro di danno penso che voglia dire che tutti... Ah no, aspetta, è formulato diverso da me, forse è giusto. Ustia. Lo leggo così non abbiamo... così poi il master ci dice. Perché non è semplicissimo la formulazione. Sì, no. Ma dai! Volevo essere... prodigio... non come Shadowrun, però. C'è Luca in questo momento che sta guardando tipo lì e si vedono le formule matematiche. In area fa... ok, quindi questo è il mio nome. Soprattutto io sto... Allora, questo prodigio permette di contare due volte i successi degli attacchi disarmati di arti marziali allo scopo di determinare il danno. Non ho capito perché mi parlavano di questo. Questo prodigio permette di contare due volte i successi degli attacchi disarmati di arti marziali allo scopo di determinare il danno. Questo vuol dire che... Allora, se lo colpisci, quelli che hanno colpito
valgono doppio. Okay. Cioè, la regola è: tu hai fatto 6 successi, okay. Lui si è difeso 4, invece giusto. Che 2 gli hai fatto 4. Ok, giusto, giusto, giusto. E comunque sono 7 successi. Io comunque 7 successi. Almeno 4. Infatti ne ho presi solo 10. Anzi, dovrei usare 11, ma ci trovo nei pareti. Vai, tempo. Grazie. Avrebbe 15. 1, 2, 4, 3, 4. Tu quanti ne hai fatti? 7. 7. Quindi sono 6. 6 punti. Okay. Più 16 dell'arma. Okay. Più 16? Caccia. Pupazza. In realtà quello che vedi è che quando le tiri questo pugno proprio dritto nello stomaco si fa un'onda d'urto e gli spettri dietro di lei vengono annichiliti. Ok. E ne distruggi 22. Ok. E non Grindel, si spera che per no. Ma io però lo vedo una di Grindel. No, praticamente non rimangono quasi più spettri dietro di lei. No, bene. Anche perché tu sono infatti fuori metà quasi. Quindi il mio dente è un'arma più 16. Sì. È come il grande maglio sanguinario. Ok. Grande maglio sanguinario. Però per usarlo ti consuma altri 8 moti. Ok, e vado a 15. Il che vuol dire che ti si attiva l'anima. Okay. Adesso anch'io. E tu sei della casta dell'anima? No. Io sto usando. Sì, sì, tanto sarebbe stato della stessa Zenith. Cosa. Allora, la casta dello Zenith ha un'abilità. Di casta l'anima iconica, effetti dell'anima. Il tuo è un cerchio pieno, mm-hmm. che ti si colora addosso. Sei la personificazione del sole invitto. Allora, impedisce che il corpo quando distruggi un essere, mm-hmm. impedisci che il corpo, o in questo caso lo spirito, si rianimi dopo la morte come uno zombie, uno spettro o qualcos'altro. Quelli che hai ucciso tu sono morti per sempre. Morti. Non c'è modo di passare oltre. Lo potresti fare o incanalando 10 moti, o in questo mm-hmm. caso, dato che l'hai usato adesso e hai speso. In tutto più di 10 moti, okay. È come se tu l'avessi usato perché okay. hai speso abbastanza. E in più illumini l'area intorno a te mm-hmm. per 20 metri per tutta la scena. Ok. Per il resto della scena ottieni assorbimento letale da urto addizionale pari alla tua essenza. Quindi adesso riduci di 2 tutti i danni praticamente. Okay. Questo è un secondo. Sempre la pagina di 2 arriva. Rama. Io finisco l'essenza esterna che ho, mi spendo altri 11 e faccio esattamente la stessa roba di prima. 2 attacchi questa volta perché non devo fare l'azione. Però tu hai prima. Un meno 10 ai dadi, no? Mm-mm. Al primo 11. Allora, quindi al primo attacco che faccio, per quello facevo 2 attacchi. Quindi al primo uso questi dadi. Le casse dove erano? Oltre la metà? Le casse sono quasi all'inizio. E intanto, visto che ho finito, come si dice, ho finito la mia energia esterna, grido qualcosa come Pollo Nodens, restituiscimi il potere! E faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 successi. Ah, 9, 10. Lei prova a parare. Sì. Due, tre, quattro, cinque, sei. Sei? Quindi io ho fatto 4 per 2, 8, più 5, 13. 13 danni a atroci, cioè aggravati. Gli atroci. Atroci! C'era A. Danno atroce. Ok, col primo. Intorno a lei non vedete più spiriti, ce n'è uno che è da qualche parte, lo vedo solo al canter. Semplicemente, come si dice, sto muovendo le mani a una velocità spropositata e scie di luce falciano lei e gli spiriti. E adesso col secondo colpo invece cerco di dargli, cioè nel senso passo di fianco a Grindine. Tanto allora, non mi vede. Ah, non ti vedo? Ustia. Ma allora non è che colpisco, perché io sto colpendo lei. E io sto evitando voi, rompendo le palle a lei. Ok, ah ok, perfetto. Quindi io vado diretto per ora su di funziona. Lei. Vado diretto su di lei, questa volta. Se fai 0 successi, allora colpisci lui. Bene.
Che però può scherzare. Se faccio 0 successi è statisticamente impegnativo, perché sto tirando 25 dadi, quindi... Ma sappiamo che tu statisticamente sei in grado di stupirci. Questo è vero. Madonna. Allora... 10. No, oddio, non è vero, è stato malissimo, eh. 1. Adesso vedrai dei 10 qua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5. 10. Meno 5, 5. Ok, 10, 15 danni letali. 15 danni letali, ma lei ha assorbimento. Ah, no, scusami, letali, non hai detto. 15 danni, se lei è una creatura del buio, 15 danni letali. Aggravati. Scusa, esatto, se hai una creatura del buio, aggravati, altrimenti letali. Atroci. 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 Lei ha assorbimento 10, quindi ne prende 5. Beh, sarà aggravati. Minchia, ho tirato su 30 danni. Meno 1. Ho tirato su 30 danni in un round, atroci peraltro. Ormai è canon. Ho finito l'energia, io posso solo attingere all'interna. Ma Yves... mette il maglio per terra e fa: ah, vogliamo fare così allora. Apre la sua bocca scheletrica, finora ha parlato senza muovere la bocca in realtà, e senti uno stridio come il gesso sulla lavagna con in più una sedia che viene trascinata sul metallo che riempie l'aria. Esatto, di Simone Budavita che echeggia in sottofondo. Lei ha, quanti moti ha? Essenza 25. No, ah, ma l'essenza sono i moti? No, l'essenza è quello. L'essenza è quella più di 4. I moti sono i moti. L'essenza permanente essenza è quella 2, sì. I moti di essenza sono i moti. Dov'era? Era la pagina dopo. Sì, tu che vuoi restituire essenza con gli schiaffi, vero? Sì. Mamma mia, speriamo che fai tanti successi. Lei ne spende 24, quasi tutti, quelli esterni che possiede, e fa a tutti 12 danni letali. Ma la domanda è, a meno che voi non possiate attacchi, assorbire in qualche modo. No, tra le domande, visto che non ho fatto attacchi prima, posso fare qualcosa, encounter? No, perché la tuazione l'hai fatta. Va bene, era per tutti capire. Subiamo 12 danni letali. Meno assorbimento, meno... E cos'è l'assorbimento? Niente. Tu non in teoria vai. Quando ti trasformi in demone c'hai assorbimento. Non mi so, sì, quando mi trasformo in demone. Quanti sono? 12? 12. La putanca. E adesso vedete che la sua ottimo anima è visibile, chiaramente. E non è una mezzaluna, non è una luna piena, non è niente, è un teschio. Senti, hai la mia? Si vede, no? La tua anima iconica si vede. È sì, quella che evoca terrore, c'ho più 2. Ok. Io sono di nuovo quasi morto. Io invece mi posso curare di sta Dio. Dexter. Io prima ho sentito che gli ha fatto malissimo quando l'ho colpito. Quindi, hai percepito che il suo corpo non ha subito neanche un danno, ma la sua anima sì. Ok, quindi presumo che l'avesse colpito con il maglio e gli avesse fatto il male. Quindi, visto che gli spiriti attorno a me non ci sono più, no, però io la vedo perché è dentro il mio cerchio. Esatto. Prendo il tridente, lo carico col colpo che sancisce l'ordine, okay, e vado dritto sul maglio. Vai, mica male. Mica maglio. Allora. Mica maglio. Tera danni. Aspetta. Giga danni. Beta danni. Gigo danni. Io in tutto questo sto studiando bravo. Gigo danni. Posso usare anche dei moti? Allora, puoi usare i moti intanto per attivare il colpo che sancisce okay l'ordine. E in più, se vuoi, dato che è il tuo artefatto, puoi provare a vedere che cosa fa. E ricordati che hai il permesso esplicito di sancire l'ordine. Come faccio a vedere cosa fa? Non lo sai, devi spendere dei moti e sperare che faccia qualcosa di utile. Ok. Quelli che voglio io? Almeno 5. Quelli di esterna che mi rimangono sono 17. 17 yeah moti. Sono anche dati in più. Allora, tu sì, quanto spendi del colpo che sancisce l'ordine? 15. Oltre a quei 15 te ne rimangono ancora 17? Sì. Li vuoi spendere tutti? Sì. Allora spendine 16 perché tanto va di pari okay in pari.
per ogni no scusa 15, perché per ogni 5 moti in più che spendi sono più 2 di precisione, quindi okay. Aggiungi 6 dadi al tiro per questa. E il colpo che sancisce l'ordine, pagina, no, non gliel'ho scritto. Ma te lo dico. Che tiro interessante. Wow. che tiro interessante. È la versione educata di che figata. 8, 10, 11, 12, 13. Un 8 di mezzo. 14 successo. Porca tromboli. E il colpo che sancisce. 14 tipo su 20. Minchia. L'ordine tirone di devi spendere anche della forza di volontà pari okay. all'essenza permanente del bersaglio, che è 3. Il 3 di forza di volontà. Per cui, allora, ha fatto 14. Quindi. Hai fatto 14, io tiro 11 dadi in tutto. Ustia, io 3, con 25 6, facevo 10, 9, 2. Con 20 dadi tipo ha fatto. Basta 14. Non essere uno di noi, Cioè, io per quello ho spezzato il bastone, a me non devo tirare niente. 4, 5, 6, 7. Allora, lei riduce di 7, quindi tu gliene fai 7. E se li becca, perché... Però io mi lavo il maglio. Lanciamo un incantesimo. Sì, sì, lei fa cadere il maglio, ma si becca quei 7, perché col colpo che sancisce l'ordine praticamente superi il... Ah, la riduzione. La riduzione. Madonna. Ah, quindi in realtà gli hai fatto 7. Io gli ho fatto 5 dopo tutto il manfrinato, gli hai fatti 7 diretti. Sì. Madonna. Ma aggravati? No, no, però gliene ha fatti 7. Domanda, l'incantesimo è tutta l'azione lanciare un incantesimo? Sì. A meno che tu non voglia fare più azioni, quindi ti scali i dadi. Ma non tiro dadi. E alla seconda azione che fai avrai meno 2, alla terza azione avrai meno 3. Ah, ok, un meno 2. Quindi ne hai fatti 7. 1, 2, 3, 4, 5 più i 7 e ha meno 2 dadi più i suoi meno 4 sono meno 6 dadi. E l'artefatto mi rende l'artefatto l'artefatto ottima cosa, perché sì, vedi che quando lo lanci la Fenice dà una sventagliata con un'ala. Adesso è abbastanza grossa da poter cambiare la direzione del tridente e ti dava quei 6 dadi in più di cosa. La volontà di Nodens guida la tua mano verso il bersaglio. Nella perché sai che il tridente di Nodens non può mancare il bersaglio. Nella forma di un polvo. Nella forma di un ciocobo gigante rosso con la coda e che parla. Oh, il ciocobo di fuoco fa fantasy tactics, faceva dei danni allucinanti. Anche le meteore. Questo è solo il meteorismo, però vabbè, insomma, al camfer. Ma la Fenice attacca o è la sua? Ah, giusto, la Fenice attacca. Può attaccare lo stesso? Sì. Ale... Eh sì, perché quello è l'artefatto che ti dà i dadi, non la Fenice. Successo! Che cosa? Ha fatto un routine. Ok, questa cosa che stai facendo adesso risponde alla domanda che ti volevo fare quando toccava a me. Lei mi pare che difende abbastanza bene, giusto? Sì, abbastanza. Okay. Non la colpirò mai con un 3 di difesa, quindi okay. Para il colpo. Non la colpirò mai. Io adesso ti complicherò le cose. Va bene. Vai, perché faccio due azioni. Va bene. La prima è che lancio incomparabile arsenale corporeo. Che è metallo tantissimo. Mi costa 30 modi, quindi mi si attiva anche l'essence, l'anima. Ok, per cui adesso assorbi sempre 2 danni. Hai sì. 2 danni di 2 livelli di assorbimento. Quindi vado a 12 di assorbimento. E con l'altro voglio attaccare, però voglio attaccare prendendo una presa. Ah, sì, pensavo anch'io, buttateci sopra, tanto basta che la tocchi, no? No, no, non lo sto facendo il fuoco. Sono diventato completamente di metallo e mi sono uscite lame un po' dappertutto. Lo shriek di... Le è una prova di destrezza più rissa. È la casta di Rocco. Non parlarmi di imperio. Ok, c'è una cosa però. Perché, allora, la forza e la costituzione mi salgono di 2. Mm-hmm. Vai a pagina 255 perché qua manca la seconda parte. Scusa. Ah no, eccolo qua, ce l'ho. Sale di 2. E io guadagno... Allora, infliggo forza più 8 danno nella presa. E i miei attacchi a mani nude di arti marziali hanno precisione più 1 e fanno X danno. Ok. E poi ho portata 2 metri.
Va bene. Quindi la prova di lotta è sempre comunque... La prova di lotta, a sto punto, falla sulla forza. Che cazzo me ne frega? Falla sulla forza. Fallo! Ok, quindi forza, fallo. 3. 3 più 1 della precisione. Più 1 della precisione. In risa hai qualcosa? No. In arti marziali? No. Non c'è idea. Sono questi. Che poterone. Beh, serve più che altro per difendersi, sì. Perché ti dà un casino di... Sì, certo. Ah, 0. E c'ho anche un meno 2. Lui si butta tipo golem di ferro spento. Sì, però da un certo punto di vista ne sono contento. Perché? L'ho presa! Oh, Grim Knight! Karkadir! Karkadir! Allora. La mia azione. Tu e il tuo demonetto, intanto. Il mio demonetto. Ah, aspetta, però... scusa, la... La salamandra. Il mentale di Satana. Ah, sì, esatto. Il mentale di Satana. È più bello dire. È vero. La cui mossa si chiama... Il serpente si morde la coda. Ci sta. Salamanda, salamanda. 2, 4, 5, 6, 7. Lei sta tirando con sempre meno dadi. Perché... Quindi sarebbero 13 danni. Ah no, devo dire questo qua è per colpirla solo. No, no, adesso, adesso questo è per colpirla. Vediamo se... Quindi solo fa... se colpisco faccio il più 6 danni. Quindi sì. Okay. 13. Lei fa 2, 3. No, quanto avevo fatto? Quindi 4, 10 danni. Beh, doppio male. 10 danni e lei ha 8 di assorbimento, quindi gliene fai 2. Okay. Però, oh, basta. Meglio che un calcio in culo. Esatto. È quasi alla quarta riga di danni, eh. Posso, c'è anche un movimento, no? Più o meno. Sì. Voglio mettermi e davanti per attirare un po' i colpi. Va bene. Ok, allora io faccio girare il demone e direziono corruttore, non coboldo, non posso sopportare quest'onda. Allora... No, fermi tutti, non ha penalità il demone, è un elfo. Perché? Non è un coboldo, non aveva posseduto l'elfo? No, ne avevamo l'altra tornata. Ah, è tornato, sì. Peccato. Non può restare per sempre fuori dal corpo del coboldo perché non è più un itiano puro. No, povero caro. E 2? 3. 3. 3. Lei al momento tira 4 danni. 4 danni per difendere. Perché? E per premiazione in più. Stiamo continuando. Ah, quindi come fa a cagnarla di botte? Sì. Non niente. Ah, ok. 3. 3 danni. Teoricamente le essenze possono impinguare qualcun altro. Cioè, esatto. Sì. C'è qualcuno che necessita di queste spese? Io tipo ne ho usate 29 su 29 come tipo tutti, penso. Ma io ho usato 30 o ne ho ancora 13 personali. Io le faccio male. E lui le fa male. Lui è la cosa migliore, secondo me. Io ce la faccio. Allora faccio... A me sarebbero utili. Sì, ti do 3 di 3. Ok. E i suoi bucano la riduzione? No, perché non ha fatto danni. Ah, ok. Ha dato essenza a voi invece che fare danni. Può scegliere se cercare di fare danni... Però c'era l'assorbimento, oppure dare essenza a voi. Sì. Attacco. Era solo gli spiriti che... Sì, gli spiriti non avevano assorbimento perché erano tanti. Io spero che mi attacchi perché ho 22 di assorbimento. Grindai. Io mi giro un po' verso di lei, visto che era al contrario prima. Sono sempre tra le sue braccia. È l'ultimo round e poi sei invisibile. No, non sei ancora resa conto. No, proprio tonta. Perché sei un eccesso dell'eclisse... La notte. Io butto tutta l'essenza esterna che ho nel pugnale. Per rimanere per sempre invisibile. Sì. Un po' quello. Ce la butto tutta dentro e l'attacco. Ok. Però la buttando la tenda. Aspetta, no, buttarla tutta dentro il pugnale così non è che abbia tanto senso. Diciamo, gliene butto dentro un paio, giusto per. E le restanti 25 le uso per attaccare. Tu hai eccellenza? No. Non si può? Come diventa? No, se hai eccellenza di una specifica cosa, tipo mischia, e usi mischia, allora potresti. Esatto. Eccellenza che... È un prodigio. È un prodigio, quindi niente. Quindi io me ne faccio un cazzo di quella roba lì. Di tutte... Cioè, vabbè, speravo di utilizzarla in qualche modo. Tu sei di supporto fuori dal combattimento. Sì, no, va bene.
E allora ci butto tutta la mia essenza all'interno del pugnale. Che nel peggiore dei casi. Il che vuol dire nessuno. Che si attiva la tua anima, perché arrivi ad avere solo quella personale. Che credo non facciamo una pippa. Se ho detto, capito giusto quello che ho detto prima. Allora, la casta della notte. Della notte. Esatto. Un ritmo che ti prende nella notte. La, l'effetto dell'anima. Allora, puoi rendere non evidente un prodigio, però i tuoi sono tutti non evidenti. Quello che è proprio... Puoi anche estendere la tua anima soffusa attorno a te come un impercettibile velo. L'anima ottunde i sensi di coloro che tentano di percepirla, affievolisce le prove che lascia dietro di sé. Sì, e mi aumenta la capacità di nascondermi. Sì. E... Shinobi. Shinobi, già che ci sono, io in realtà ci provo a farle due attacchi, sai mai te. Beh, perché no? Meno uno al primo, meno due al secondo. Non voglio poi dire perché porto una spiga. E poi ho almeno due delle ferite. Sì. Quindi. E lei tira tipo due dadi per imparare. Guarda, te li tiro subito. Niente. Allora, il... No, aspetta. Ho detto una cazzata. Che cazzo di... Sono i dadi di Matteo Scandolin. Prendetevela 4. Con lui stavolta, non sono... Non 4. I leggibili anche loro. No, c'è uno che era, si è scolorito un numero. 4. 4, il tuo pugnale fa 6 più i danni. Quindi 10. 10. Quindi ne fai 2. Questa invece è... 3. Col secondo. Uno te lo fa. 2, quindi 8. 8. Io adesso vado lì. Quindi 0. Che coglioni. Io adesso vado lì. Tocca a te. Allora. No, tocca a Rota. Ah, allora non servirà. Mi sa che non servirà andare. Io faccio, il sorrisino da manga, quello col dentino, esatto. No, avvelenatissimo. Esatto. Così si vede la barra della super che è carica. Esatto. E poi parto a dritto come prima. Tanto l'effetto di quella di prima. Quindi spendo il mio punto, spendo il mio moto. Per riattivare la forma dell'eroe solare. Ti sei comprato una moto. E poi lì tiro mazzate. Scende dalla moto. Attacco arti marziali. 2, 4, 6, 8. Lei ne para uno. Attacco le arti marziali. 2. Possono essere usate 4, solo se non vuoi fare del male agli altri. 5. Per cui 4 glieli faccio. E quindi più 16 del maglio. È un po'. 20 è un po' sbagliato. Danni meno 8 però. 20 danni meno 8, ma lei aveva 4 punti ferita in tutto. Quindi quello che fai tu è... E vedete il pugno uscire dall'altra parte? La zampotta. La zampotta. La zampotta. Assicuriamoci che sia completamente a pezzi questa volta. Hai un pezzo della colonna vertebrale in mano che è rimasto attaccato praticamente al dente. E hai tranciato di netto la colonna vertebrale. Ok. Lei vi guarda per un attimo e fa... Impossibile! No, è improbabile. Si smonta, cade per terra. E le ossa si separano. Posso spendere... 10 moti per attivare la mia anima ed essere sicuro che non risorga mai più. Sì, lo faccio. Bravo lui! E quando lo fai, succhi il midollo dalle ossa. Guarda quante ossa, infatti sono dicendo. Pecorino, guarda quante ossa. E Rota ve l'ha ricordato per andare in giro con, sai, tipo quello di Willy Wonka, quello infinito, la spina dorsale infinita e continua a mozzicare. La spina dorsale che mai si consuma. Che mai si consuma. E quando lo fai... La stanza intorno a voi, vedete che come uno specchio che si infrange, inizia a cadere a pezzi intorno a voi e vi ritrovate nell'albero. Io mi giro verso Rota, gli faccio un cenno con la testa, poi mi giro verso gli altri. Ve l'avevo detto che era debole. In effetti. Vero. Prendo due pezzi del bastone, me li metto. E da oggi useremo l'arte marziale della scrima. Quello che avete ascoltato era Exalted, che si chiude sempre con la morte di qualcuno. Sembra giusto, anche perché ne mangiamo mazzate tendenzialmente. Stavolta speriamo che Gianni sia riuscito a tagliarsi dal cazzo permanentemente. Oh, forse hai ucciso Mordisa per l'ultima volta. Quello che avete ascoltato era Fumble, abbiamo giocato a Exalted, la seconda edizione. Spero che la prossima non sia tra 2 anni.
È la seconda edizione di Exalted, ma con delle house rule per rendere il tutto più veloce, perché in realtà i combattimenti sarebbero durati 2 ore e mezza. E su questo bisogna dire che per usare le house rule abbiamo avuto un permesso esplicito. Esatto, c'era scritto sul manuale. C'è scritto qui che abbiamo il permesso esplicito di supplementare azioni che usino altre abilità. Quindi le house rule. È perfetto. Non solo, la grande tetrafalce ci dice anche che sono propense a micidiali fendenti orizzontali arcuati. Io dico che è tradotto da cazzo, però sì, appunto è invece è tradotto benissimo. No, il problema è che è tradotto bene e che è stato scritto da un psicopatico. Ah, okay. Sono propense. Allora chiedo scusa ai traduttori e indirizzo i miei perché anche se lo leggi in inglese c'è proprio questa pomposità secondo me anche la tradizione. No, ascolta questa è l'ultima, poi non ve ne dico altre che sarebbero un milione. Una cosa tipo cerchio contro gli spiriti, le creature, tutte le creature, esse sono obbligate a non entrare nel cerchio quando sono immateriali e non rimanere all'interno del cerchio quando sono immateriali. Perché lo scrivi così, Dio dell'anima? Puoi scrivere, non possono né entrare e rimanere all'interno del cerchio. No. Però qua c'è il gesto a zoppa puledro. Senti, la mia arma aveva cadenza illimitata, non è che adesso dobbiamo per forza... Scusa, io però ho lo sguardo di scene spiriti che è riflessivo fase 1, ma quello trancia spiriti è riflessivo fase 10. Le altre 8 di mezzo dove sono? E ragazzi, c'è anche... che è un po' come lo Scrum, è la metodologia della vampa solare. Le cazzate in agile. La metodologia della vampa solare, sì. No, vabbè, ma c'è della parte di traduzione che è imbarazzante. Le ferite che causa sono adeguatamente peggiori. Scusa. Non sono peggiori, sono adeguatamente peggiori perché ha il permesso esplicito di fare ferite peggiori. Di fare azioni che vadano a supportare come... Scusa. È il permesso esplicito di... supplementare azioni che usino altre abilità. Okay. Però voi purtroppo non avete la tecnica per foraggiarsi nell'oltretomba. Quindi quella sarebbe stata utile nella sessione di Vichinghi. Journey to Ragnarok. Allora, foraggiare nell'oltretomba sarebbe stato utile. Intanto grazie agli ospiti di stasera. Grazie mille. Grazie Luca, grazie di tutto per averci salvato. Se vi piace Exalted come l'abbiamo giocato noi, sappiate che non è così Exalted. No. È un po' più complicato e ci avremmo messo 6 ore a fare un combattimento, ma con delle con poche regole aggiuntive. Una picchina. È fattibile. C'è una terza edizione in cui si tirano moltissimi dadi in più, ma è più semplice da giocare. Però arrivi a tirare 60 dadi. Troppo. Hanno fatto... Qua per una volta sono complottista. Secondo me dietro qua c'è la big pharma dei giochi, dei dadi. Il produttore di dadi. Sì, perché un gioco per farti tirare più di 5 dadi insieme, secondo me c'è qualcosa sotto. Ragazzi, quindi... La lunghezza di tempo che il prodigio dura. I prodigi possono misurare la loro durata in unità reali o in unità di gioco. I prodigi indefiniti non hanno una durata definita. I prodigi istantanei avvengono in istante. Eh beh, giusto, è tautologico. E ricordati che le creature immateriali non hanno il permesso esplicito di entrare nel cerchio, ma quelle immateriali non possono il permesso esplicito di uscire. Settimana prossima ci dimentichiamo di Exalted e di queste cose e iniziamo a fare i personaggi di Warhammer. Yeah. Forse iniziamo anche a giocare, dipende da quanto ci mettiamo. Proprio da zero? Quindi da questa zero. Volta non dobbiamo leggerci niente? No, yeah. Facciamo tutto da zero. No, che di solito leggiamo qualcosa. Beh, un minimo sì, perché sennò poi Claudio un po' se la prende. Questo è vero. Warhammer usa il sistema che poi è diventato il nostro sistema preferito, che è Guerre Stellari, quindi tanto di guadagnato. L'altra cosa importante che dobbiamo dirvi prima di chiudere questa puntata è che domenica prossima, cioè il 10, sarò alla Casa dei Giochi WESM di Sesto San Giovanni per il compleanno di Dice Games Italia, che sono stati qua ospiti con noi durante tredicesima era e che ci ospitano nella giornata che fanno al WESM e io sarò lì a far provare sia Clotos, che ormai conoscete tutti benissimo, ma anche Gattai, che è il gioco preferito, evviva, che non puoi dire Vicentini. Non puoi dire Gattai, ma devi per forza dire Gattai, se no non funziona. Primo playtest?
Primo playtest pubblico. Viva. Come si chiamava quel tizio lì che era dentro in TV che si diceva che faceva i gatti? Ah, aspetta. Vabbè, vai, comunque, okay. Le cose importanti sono. Vabbè, che la cosa che mi è venuta in mente su Gattai è quella. Perché non sarò lì dalle 10 del mattino alle 10 di sera. Non c'è bisogno di. Bigazzi. Non c'è bisogno di prenotare, non c'è bisogno di pagare. Basta venire e provare i giochi. Quando riniziano i martedì? Martedì epico alla Forgia degli Eroi, il primo che farò, ricominciano questa settimana, ma... Il primo che farei tu? Ci dividiamo i martedì, io sarò là il 19. Ok. Quindi ho tempo di rompermi quindi le palle. Quindi se il 19 siete a Milano o in zona Milano, potete andare a giocare a cosa porti? Porterò... Soldi, no. Bread, Clotos... Porterò delle cose a caso, perché ormai io sono il jolly dell'epic martedì. Tutti portano, io porto Pathfinder, io porto D&D, no, io porto D&D, allora io porto Pathfinder. E io arrivo con un 7C, Dread, robe così. Molto bene. Clotos, per dire. Noi ci sentiamo settimana prossima, di nuovo di giovedì, ritorniamo a una... alla data solita. E al normale regime di insanità mentale. Insanità mentale, corruzione e caos. E permesso esplicito. E sì. Permesso espliciti, ma solo se vieni con la giustificazione. Purtroppo Claudio ci ha già vietato di poter fare di quei sacerdoti di Zench. Infatti. Ma è il gioco che lo proibisce, non sono io. È proprio non ha il gioco, non ha il permesso esplicito di farti fare il caos. Assolutamente no. Di corna. Noi ci sentiamo settimana prossima, famolgdr.it, qwerty.it, lasciateci dei soldi, andate free a lasciare power delle, play, delle chiaro recensioni. Che sì. E viva le fiamme! Power Pride! Power Pride! Power Now! Buonanotte! Buonanotte!